Ok. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, chat, ciao a tutti. Comunque c'ho la connessione veramente di merda, non so perché va sempre peggio sta cazzo di connessione. Che cazzo devo qua mi dà una tacca sola di Hai il video a 144p, Bruno, praticamente. Io ti vedo a sì. 144p. Meno male. Beh, mi dà connection is unstable. Quindi c'ho la connessione instabile, ragazzi. Purtroppo. Perché ste merda qua, dice che devono fare la fibra da 50. Tipo 3 mesi fa ho visto dei tizi che stavano armeggiando vicino alla colonnina. Ho detto, ah, dai, ma sto mettendo la fibra. Dice, sì, guarda, Sì, certo. tra una Ci stiamo settimana mettendo la sicuro lo fibra. puoi In attivare. Sì, si è vista una settimana. Grazie, realtà magari erano Backsoft. dei ladri. A me mi hanno messo Spero per me. tutto, come si dice? Hanno passato la FTTH. fibra, hanno passato gli apparecchi, però ancora non posso attivare. Non so perché. Eh sì, beh, probabilmente boh, cioè, ma che cazzo stanno facendo, si è capito. Allora, qua facciamo share now, opla, opla. Che news c'avete per stasera? Che extra hit c'avete? Così facciamo una scaletta al volo volante. Se c'avete Posso qualcosa, dire? se Io so coso, qualcosa. come si chiama? Ho giocato Silent Hill Origins su Porca PlayStation troia. Portable. Ma perché Su te odi PlayStation. così tanto, né? Ma a Silent me è Hill piaciuto in Mafia. realtà, era meno peggio di quello che pensavo. Ciao. Ma Fabio Come non lo può ciao? accettare, perché è un No. Silent Hill fatto da Gaijin e non è un vero Silent Bravo, Hill. mamma mia, Matteo, quanto ti voglio bene. Ma comunque, Shattered Gameplay non Memories, era bello. male, dai, cioè almeno potevi picchiare i mostri coi pugni Cioè, nelle guarda, poi a me mani. Silent Hill non mi puoi proprio toccare, cioè, figurati, quindi meglio che non ne parliamo. Ma come no, il mio extra credit almeno ti faccio un po' incazzare. No, no, lasciamo aperto. Vabbè, Silent Hill Origins, poi Poi Matteo? basta, cos'è? No, no, dicevo poi Matteo, Ti via. metterò qual è il contrario La dei blacklist. ringraziamenti? Barbie, ho visto Barbie. Nelle maledizioni. Disgrazia Nelle mesi. maledizioni alla fine del libro, Sì, quando era esatto. pubblicato, metto Ok, allora, ringraziamenti e maledizioni. Barbie, Matteo, Backsoft, Fabio. Allora, io ho giocato Pikmin 4, pure pubblicato sul Bello. panino prima del podcast, e ho giocato anche un po' a Fuga, Melodies of Steel. Viva la Il primo o Fuga! il secondo? Primo, il Ah, primo. ok. No, Fuga come Fuga, viva là. È uscito il 2. Sì, è uscito. È uscito il giorno di Zelda, cioè pensa quanto sono poco intelligente, veramente a guerra nucleare. E basta. Ho visto Levo. Levo. Ah, è vero, avete visto qualche trailer di Ciao Branchia? Qualche No, trailer di non ho Mortal visto il trailer di Kombat? Ciao Branchia. Trailer di Mortal Kombat, è uscito il trailer di Mortal Kombat, il trailer di Personaggio nuovo di Street Fighter. Azzara, E le Personaggio tartarughe di Street ninja su Fighter. Street Fighter. Tartarughe ninja è Ah uscito il sì? trailer di King of Fighter Sì. nuovo. Sono uscito un sacco di robe che non ho visto. Col design di Shinkiro addirittura. Le nuove Ah però. tartarughe Ah, ninja. pensavo che era un fake, tipo, che era una roba No, è stampata. vero, è vero. Vediamo un po', Cazzo, mi sono TMNT. pure ordinato Branchia Street sta facendo Fighter, un non sarebbe raid. arrivato mai. Cosa, Matteo? Branchia sta facendo un raid. Grazie, Grazie, Branchia, per il Branchia. tuo raid. Ciao a tutti, Grazie. ragazzi. Ciao e Grazie benvenuti su mille, Free Branchia. Playing, il podcast di Chiacchiere in libertà sui giochi d'intorni. Siamo in Direttamente da attesa che. Branchiamenta TV. Esatto. Stiamo aspettando che arrivi il nostro valido sardo Ah, Biggio sì. per iniziare. Ma tanto Potremmo non arriverà. aspettare anche fino a mezzanotte, L'infinito, probabilmente. sì. Aspetta che metto il video Ecco. di cazzi in culo. Dove sta? Share screen Spero che non siano TMNT. dei veri e propri cazzi in culo. C'è un Vabbè, problema. quelli fare l'omofo. Ormai. L'omofo. No, no. Ma quale Allora, omofobo? Figurati. mettiamo questo. Dai, che Matteo ha pure visto Barbie, quindi. Ecco, Ah, guarda la un po' seconda di immagine, sentimento. Bruno, la thumb. E Eh sì, quello lì è il design Shinkiro. di Shinkiro, che è tipo uno È arrivato dei Stefano. più grandi disegnatori Ciao, Ste. Capcom. Ciao. Ciao.
Eccolo, ciao. Incredibile. Siamo in diretta, attenzione, Stefano. Stefano, attenzione, siamo in diretta, Stefano. Non puoi dire parole con lei. Ci ho fatto anche i raid branche, quindi adesso stanno tutti gli amici di branche. Non facciamoci riconoscere, allora. Branche dice, comunque sono in ferie per 2 settimane di fila, non mi capitava da... Ah, ma quindi stanno proprio come personaggi, ma sono delle skin quelle di, dei Tartom. Sono le skin per World Tour. Quelle in ferie, dici? Sì, che non esistono. Però i disegni sono belli, il disegno di presentazione è bellissimo, cioè fantastico. No, come, Bruno ha dovuto spiegare il concetto di andare in ferie, e lui non lo concepiva. Vabbè, perché cioè? Lui è una partita IVA come me. Ok, ma no, ma nel senso, io gli ho detto, ma cioè? Sei, ma viaggi, vai da un'altra parte, fai una cosa. Ah, ok, viaggiare. Allora. Cosa? Chi? Viaggiare, spostarsi per vacanze. Capito, Coraccio, c'ha 46 milioni di gatti, come si porta? Vabbè, ma il concetto uno, cioè, nel senso... Ma non esistono tipo gli asili per i gatti che tu li metti là? Sì, sì, vabbè, per prima vendere non so, la casa. Io purtroppo... No, ma al di là di tutto, a prescindere da tutto il discorso dei gatti, per me viaggiare è peggio di lavorare, per cui non si può avere il problema. Sì, sì, io non so se voi siete amanti dei viaggi, del... Dipende, quelli corti sì. Uh-huh. Qual è stato l'ultimo viaggio bello che avete fatto, che vi avete Giappone. Preso il viaggio? Bello. Beh. Ah, viaggi così lunghi, tipo Giappone, no, quella roba lì è... Ma lunghi di distanza o lunghi di tempo? Di tempo. Ok. Che è pure di distanza il Giappone, comunque. Sì. Però non è stato bella merda con questo personaggio nuovo. Non so perché fanno sti design veramente di merda. Sono i design che piacciono alle nuove generazioni confuse. Ma che generazione, ma che confuse. Magari pure a loro. È quello che pensano che piaccia alle nuove generazioni, che è diverso. Che ancora è come i quarantenni. Quindi che ci stanno i millennials della nostra età che fanno il design per i giovani, in sostanza. Mm-hmm. Sì. Ma quindi stai dicendo, Nero, qual è stata la vacanza più bella che mi ha fatto? La vacanza quando sono morto. Quando sono morto. L'anno scorso non c'è. Sono andato... Non c'è. Post-Covid, appena sono andato a Roma per tipo una settimana che avevo una pausa, mi sono rilassato tantissimo. Molto sei rilassato a Roma, penso ci sei riuscito solo te. Sì, sono andato da turista, quindi... vabbè, ma sei nato, quindi alla fine... Ci sono nato, ma ci vado raramente, quindi per me... Scusa, sei andato da turista a Roma, quindi sarai stato in uno di quegli hotel di merda? No, caro mio, no, perché no, sono andato a casa da mia zia, così non ho pagato un cazzo. Vedi? Vedi che allora non si è preparato. Questi trucchi non li sapete solo voi al sud, Bruno. Sì, solo noi in sinagoga, no, li sanno anche altri. Lo so, Branchia, che il video va lento, però purtroppo qua c'ho la connessione veramente di merda, quindi... è la tua che è sbrillata. Sì, ma basta, sì. Basta che, punto... non basta che disabiliti il tuo video... Vediamo. Però il mio video... Vabbè, ci abbiamo messo 10 anni. No, non è che devi uscire volta, fuori, è uscito muove. Fuori invece di disabilitare il video. Voi mi sentite bene di merda? Scusate, è la gatta che sta combattendo bene. Contro di me. Un attimo solo. Sì, sì. Ah, no, per la gatta, Street Spider, la gatta. La gatta vuole... ecco. Non riesco a fumare con questo micro. Adesso vedete meglio il video confermo, però. Ecco, dici Branchia _... Dici, signor Branchi _, per favore, dici se si vede un po' più fuori. Comunque Branchi dice che preferiva Bruno anch'io. Facciamo la prova intanto, vediamo se il trailer di Reptile di Mortal Kombat si vede come si vede. Secondo me si vedrà comunque una merda. Vediamo, quindi... vai. Ma sì, ma perché comunque sia... io ho partito già da mezz'ora, sto ancora aspettando, se ne dice male. Sì, va comunque a mega scatti, quindi proprio... Quindi posso riaprire finalmente la mia webcam, che non avevo voluto fare prima. Ma secondo me, apri la webcam, togli il video, mettici il tuo bel faccione, ciao, arrivederci. Posso mettere un video, non posso mettere niente, che cazzo di tutti... No, non puoi mettere niente, Bruno, ormai siamo... Siete comunque una merda, dice Branchia, vabbè.
Gestapo. Siete, scusate, comunque una merda. C'è il gatto che mi sta assalendo. Sì, devo fare una, sì, una strategia di... Era come si dice, un'opinione basata sui fatti di Branchia sulle nostre persone. Siete io comunque io comunque lo vedo bene il video. Dai, io vabbè, grazie al cazzo. Grazie al cazzo, però vedo bene. No, vediamo un po' se riesco verso di noi, che... streaming verso di voi. Io lo vedo a super scatti il video in sottofondo. Super scatti. Ma letteralmente tipo un FPS ogni ogni 10. No, è già FPS, è già. Com'è che sta Qubit Torrent che sì, sta attivo, che l'ho disattivato? Che cos'è questo? Beh, vabbè, se scarichi il forno quest'ora. Sì, no, perché l'ho disattivato. Ah, proviamo. Aspetta, non è che anch'io so Qubit Torrent, no, per fortuna. Allora, adesso prima lo devo riattivare, poi lo devo chiudere, perché io in teoria lo avevo frizzato fare... BitTorrent, quindi come mai? E fai control cant e tira via il processo. Ma Stefano, avevo frizzato il processo. Stefano, avevo frizzato il processo. Fai il tasto destro, Stefano, sai che cosa avevo fatto? Avevo frizzato il processo. Non so se ti rendi conto di che cosa sto dicendo. Tasto destro, tasto destro end task. Mm-mm. Va bene, adesso dovrebbe andare meglio. Ecco. Va meglio adesso? Va meglio, vediamo, no? Vediamo che dice Branchia. Ah, non state manco vedendo di pure che va io meglio, sto vedendo quindi. Che adesso va decisamente più fluido. E allora vedi che... sai come ho fatto? Va un po' meglio, vedi, lo dice anche Branchia. Non è, sai, perfetto, ma va un po' più fluido, dai. Sì, ma sai come ho fatto? Non lo vuoi sapere, vabbè. Comunque, tu Stefano, invece, qual è stato il tuo ultimo viaggio più bellissimo che hai fatto? Che quando non mi sono mosso di casa per una settimana. E che viaggio è? Tu sei andato? Viaggio in se stesso, al centro della terra. Sono andato in cucina. Ciao, Mario. Il viaggio, allora, l'ultimo viaggio bello... oddio. Cioè, prima mi avete, ciao Giorpi, prima mi avete mortificato, vi do questo che mi piace fare i viaggi, poi invece manco voi viaggiate, a parte Nero che va a Roma, forse che poi, Nero, manco il tuo viaggio, tu non visiti famiglia, Parigi qualche anno fa, presto, va bene, come avremo posto. Sempre Parigi. Esatto, tantissimo. Sono ancora, devi fare dove sei andato? Dove sei andato? A Parigi, ai Campi? Sono andato un paio di volte. Sono andato a vedere i castelli romani. Poi ho Parigi. Visto a Parigi, sì, Tor Vergata, Tor Pignattara. Tutte belle, sì, tutti 100 celle, 50 celle. Che è il posto. Chissà come si dice 100 celle in francese, vediamo. 100 cell, under 4 cells. Boh, ho visto un po' i posti quelli soliti, Notre Dame prima che bruciasse. Certo, però gli hai dato tu fuoco. Cimiteri, sì, ovviamente. No, un alibi di ferro. Per essere l'ultimo ad averla vista. Adesso non ho guardato più nessuno, sto a sapere più nessuno. Sì, tutti i vari cose, però d'intorno, Versailles. No, Versailles forse non l'ho vista. Ah, si chiama Azucena, la combattente nuova di Tecno. Avete visto sto trailer? No. Di Azucena, che lei praticamente sta tutto il tempo a dire: ah, mi piace il caffè, quando è buono il caffè, sono del Perù, mi piace il caffè. A gamba. Pensavo peggio, mi piace il caffè. E infatti gliel'ho detto. È quella con i denti strani? Ah, è quella. Con le zanne? No, non c'ha le zanne. No. C'è il caffè, c'ha inizi che dice non Mortal Kombat, assaggiatrice di caffè. No, Mortal Kombat, Mortal Kombat l'ho messo. Tekken, questa è Tekken. Ah, ok, questa qua. Guarda, sì, l'ho messo i pantacolant peruviani. Sì, quella che in Messico la chiamerebbero una fagiola, ecco. Perché fagiola? Perché c'è un termine dispregiativo che utilizzano gli americani, che non posso dire perché stai su Twitch, credo. Che è il termine inglese di fagiolo.
Bean? Vabbè, penso, sì, penso che si può dire Mr. Bean. Bean, no? Dice Mr. Esatto. Bean, cioè, dice cosa è un messicano. Ah, sì, è chiaramente un messicano. E quindi per trattare male i messicani, magari negli anni 60, negli anni 70, li chiamavano fagioli, ecco. Per è come dire. Mangia quindi... spaghetti. Esatto, più o meno, sì. Branchia, Gamba non c'è, però forse ci raggiunge più tardi, perché c'è un impegno, e quindi se si libera presto dell'impegno ci raggiunge, se no... Anzi, adesso gli metto il link, che non gliel'ho messo apposta, così non ci raggiungeva, però... Comunque Matt 9 dice una fagiana. Quello era il termine? Era quello il termine dispregiativo? No, fagiana ha un altro contesto, ecco, però è simile. No, comunque qua mi dà un'altra volta la come si chiama? Start full node, questo che cos'è? Ma questo è cosa? Ma io l'avevo frizzato, ma quindi sto frizz non serve a niente praticamente. Freeze. È questo che mi stai dicendo? È questo che mi stai dicendo? Sì, Bruno, maledetto... no, che sto dicendo chiudi il task, non frizzarlo. Ma devi proprio killarlo, Stefano. End ma io ho un setup. C'ho un setup che quando morirò mangiato dai gatti, la gente va a aprire il computer. Esatto. Questo computer come fa a funzionare? Solo colui che l'ha creato poteva farlo funzionare. Quantistico, sì, non è che quantico, è proprio quantistico. Sì, diranno, ma com'è possibile che questo computer riesca a reggersi? Dice, non dovrebbe funzionare, eppure funziona, com'è possibile? Come Calabrune. Esatto, è proprio Calabrune. Gamba questa signorina qua. E te l'ho detto. Caffè, so beve, non l'avevo visto il trailer neanche. La possibilità dello 0,00001% di accendersi, però si è acceso. Fatto anche il trailer nuovo di Wesley Snipes. Allora, vediamo come il questo... di Wesley Snipes sì, il ninja nero è non era stato dal carcere. L'avevano, è stato un sacco di anni in carcere Wesley Snipes. Sì, ha visto le botte a moglie. Sì. Non sapevo. Okay, vediamo com'è, dopo che ha fatto Demolition Man non ha più fatto niente. Un po' dopo, sai, ha fatto anche Blade, perdonami Bruno, ma non si può più fare Demolition niente Man. Mai Blade era bello, dai. Allora, è stato arrestato nel 2010 ed è uscito a metà 2013, quindi 3 anni di carcere si è fatto. Mica male. Vabbè, dai. Nonostante che lui sia ricco sfondato, giusto? Quindi, insomma, poteva anche... Ah no, però ho sbagliato. Non era per aver picchiato la moglie, dal quale, se non ricordo male... c'era stata una controversia, adesso cercherò. Era già picchiata prima, ma era già morta prima. Ma va bene, picchia la moglie, ma per delle tasse non pagate. Come Al Capone, l'hanno messo in carcere perché non ha pagato le tasse. Dice, picchiato la moglie? Vabbè, dai, capita. Ma le tasse le pagate? No, All'anima, da quanto sta in carcere? No, adesso è uscito, nel 2013. Ah, okay. È uscito. Beh, allora. Allora lo invitiamo. No, comunque sì, il personaggio è un ninja ispirato a Wesley Snipes, Raven. Ah, che è Raven, quello lì, questo qua? Sì, il ninja sì, questo qua. Però in Tekken 7 c'era... Bruno, ci parlerai dell'ultima di Bucky? Ah, è vero, c'è pure quella, me la segno. Teniamolo nel backstage, levo l'ultima di Bucky... Bruno di noi, io in realtà ci avrei Succession, ne ho parlato, no? Quindi basta. L'ultima di parte. Basta. Ciao Doctor, grandissimo. Beh, dai, iniziamo. Intanto Branchia. Io ci avrei anche Limbo, se volete, che ho giocato su PlayStation Vita. Novità. Ah, no, non l'avevi mai giocato? L'avevo giocato su PC tipo diversi anni fa, però è stato un piacere giocarlo di nuovo tutto di fila in un'oretta e mezza. Tipo. Tutto. Tutto di fila. Vabbè. Ok. Va bene, dai, iniziamo. 3, 2, 1. Cari amiche e cari amici, bentornati a Flip Hang. Dopo una pausa di una settimana che erano 2 settimane che non facevamo puntata. Una settimana che non facevamo puntate, che è sembrata veramente... Mi sembra che sia passato tipo 3 mesi. Siamo tornati qui con la puntata numero 552 di Free Playing.
Io sono Bruno Barbera, ciao Bruno, ciao ragazzi. Con me ci sono anche Nerone, ciao Nerone. Buonasera ragazzi. Ciao Nerone. Velocissimi. Backsofts, ciao Backsofts. Matteo. Velocissimo. Ciao. Ciao Matteo. E inoltre Fabio, ciao Fabio. Ciao. Ciao. E Stefano Biggio. Ciao, un saluto a tutte le persone in ascolto. Ciao Stefano. Non c'è gamba, ce l'avete già chiesto in numerose persone in chat. Noi siamo quattro uomini e senza una gamba. Una gamba che arriverà. E perché stasera c'è impegni improrogabili, inderogabili, ma forse arriverà più tardi, chissà. E allora, per cambiare, volevo fare come podcast serie che manco iniziano, già ci dicono di dare i soldi. Quindi, ragazzi, se volete supportare FreePlay, vi ricordo Patreon, PayPal.freePlay.it, Patreon.freePlay.it, oppure ci mettete le 5 stelle. Le 5 stelle, dove ce le mettono le 5 stelle, Stefano? Tutte nel petto, come che nel guerriero, esatto? No, quelle sono le 5 stelle di Nando. No, lo so. Di Nando, cane mio. Esatto, il cane, esatto. Invece, pensavo l'altro, scusa, ma Coffee tra l'altro ha cagato. A parte ha cagato, sì, tre volte oggi penso, quindi proprio a rotta di collo. E la petizione che avevamo aperto per far diventare la canzone di Kenshiro d'Italia, quante firme ha raggiunto? Ci pensavo l'anno scorso, non lo so. Quando l'avete aperto sta petizione? 5. Intelligentissimo, qualche mese fa. Allora, pensavo fosse noi eravamo giovani invece. Guerriero. Nuovo, non lo so, no, d'Italia, vediamo change.org. Can... Ma guarda che comunque col governo che c'è adesso potrebbe anche diventare, magari dici che è un po' né di destra né di sinistra, come io. Ben, sì. Sì, poi iniziamo a dire perché Raul comunque voleva unificare, sì, poverino. Alla fine, esatto, a Fiuggia ha detto che... Ha fatto anche cose buone. Esatto, Raul ha fatto anche cose buone. Abbiamo lì, Raul... eccolo qua, scusate, 8 sostenitori, ottimo, link, ottimo, dai. Link, dai, ragazzi, in chat, ormai... ecco. Ormai subito in chat su Twitch, sì, ragazzi, ecco, è incontenibile questa petizione. Ecco, se volete supportare FreePlaying, andate a firmare la petizione in change.org. Prossimo oppure... obiettivo 10, quindi mancano due firme al prossimo obiettivo. Prossimo obiettivo, ecco, esatto. Quindi occhio, avvisate a Mattarella che stanno per arrivare problemi. Un po', firma questa petizione, nome Bruno. Sì, ma è vivo, lotta con Bruno Barbera, è ancora presente in Repubblica, incredibile. Sempre presentatore, sì. Da San Cesario di Lecce vi scrivo. Sì, fatemi sapere se questa petizione vince. No, non voglio sapere se sono penalità. No, non vuoi sapere. Non mostrare il mio nome in commento. Non ti permetti di dire il mio nome. Non ti permetti di nominare mia madre. Sì, ma io non ho messo nessun commento. Dove si mette il commento? Dove si mette il commento? Vai! Dove si mette il commento? Non lo so, Bruno, non lo so. Ho scritto firma questa petizione, adesso mi vengono... Sì, voglio contribuire con 6 euro, no, preferisco solo condividerlo, per adesso. Euro, mamma mia. Per adesso preferisco solo condividerlo. Ragazzi, PayPal, freeplane.it, dateci i soldi che poi rigiro. E poi li diamo su internet. Non vedete la mia webcam adesso, li giro alla petizione per Kenny Guerrieri. Sono state raggiunte 5-9 firme, grazie a tutti coloro che hanno condiviso la petizione. Unisciti per aiutare questa petizione a crescere. Copia il link, mettiamo subito su telegram.freeplane.it. Ne vedo ancora 8, tra l'altro. Sì, infatti, ci vorrà un po'. Forse è partita. L'ho scritto io questo, tra l'altro. Sviluppo un'unità di spirito. Si è scritto malissimo. Buono. Sì, perché unità con l'apostrofo. Vedi sotto di nuovo unire. Unità. Perché non ho l'accento sulla A. Ecco, no, ce l'ho, ma lo devo andare a cercare. Perché la tastiera tedesca. Sì. Questo è proprio giusto con la tastiera tedesca. Come testo e musica italiana originali. Non ci sono scuse. Unità, vediamo dove sta. Diciamoci la verità, apostrofo. Sì, è sbagliato. Però la L la potevi mettere con l'accento a inno, è l'inno. È molto bello, ma però la E con l'accento l'hai messa, Ste. Perché la E ce l'ho lì pronta, anzi c'ho anche l'accento greve. C'è l'accento acuto che l'accento grave. Guarda, che l'accento greve. È molto grave.
molto greve, sì, molto greve, sì. La sigla di Ken Cor muove da Speranza e la conoscono tutti. Da, cioè, da, senza... che, è vero, lì mancava l'accento. Però penna rossa, anzi, penna blu. Ascolta, la, l'avrò scritto ubriaco a 9 mesi. Che cazzo ne so? Questo è molto probabile. Immaginate la cantante negli stadi da migliaia di persone. Immaginate la cantante. Ah no, ho scritto cantante. Cantante. Immaginatela. Scusa, Stefano, immaginatela o immaginatela? E infatti non si capisce, manca l'accento. Plurale, il plurale, sì. Con che cazzo di cosa sono? Immaginate la cantante negli stadi da migliaia di persone, sviluppa un'unità di spirito e patriottismo buono che farebbe finalmente unire un paese da sempre troppo disunito. Patriottismo buono? Sì, quello buono, ha dovuto specificare che fosse buono. Esatto, anche Matt l'ha firmato. Vediamo se conta questo grande traguardo. No, sempre a 8 sta. Ci metterà un po' di tempo. Stanno a mettere i bastoni tra le ruote, ragazzi. Mettono la mordacchia. Vabbè, sì, hanno di nuovo messo la mordacchia. L'informazione lì. Comunque, ragazzi, mi arriva dalla clinica. Mi scrive Branchia. Mi scrive Gamba. Mi ha detto. Ma sta qua sotto casa, sta in chat, raga, appena mi dilego dal magico compleanno matrignale arrivo la Speranza e aspetta che come? Adesso cerco di sistemare un attimo l'italiano di quello come? Che vergogno. Cosa? Vergogno di no, lascialo così, lascialo così, sembra scritto da un elettore dell'Allega perché Stefano quando la gente lo legge scritto così dice bisogna fare qualcosa per questo paese, esatto. Per la lingua italiana dice, no, bella del mondo. Lui è uno di noi, non si preoccupa di esatto. Scrivere correttamente è perfetto così, Stefano. Mi trovo un po'. Vabbè. No, non fare il grammatico, non fare il c'è ragazzi... sopra Stefano Biggio, tranquillo, nessuno sa. Sì, infatti, cioè, c'è nome e cognome, ma che devo va bene qui? Così. Va bene comunque così. Ragazzi, prima di iniziare la puntata, stavamo dicendo qual è stato il viaggio più bello che avete mai fatto, perché a me non piace viaggiare. Fatto l'ultimo viaggio che hai fatto. L'ultimo, non il più bello. No, io ho detto il viaggio più bello, che è l'ultimo viaggio bello che avete fatto. L'ultimo viaggio bello, sì. Sono tutti bravi dell'ultimo viaggio che ho fatto. Pure io l'ultimo viaggio che ho fatto sono andato a Massafra a comprare corcandini ai gatti. Che cosa c'è? Ottimo viaggio. E non è segnato sulle ma hai detto bello, eri molto... Sì. Io ho detto bello, perciò ho detto è facile dire l'ultimo viaggio che hai fatto. Massafra comprare come beh sì no ma allora, qua lo sai che ogni volta che prendi una strada provinciale è sempre una è un'emozione sì è sempre sul filo del rasoio perché ci sta quelle stradine strettissime a due corsie allora mai con tutti con quelli dietro di te che si attaccano al culo e cominciano a lampeggiarti e suonarti quelli davanti che tutti che superano beh, se vai a 30 km all'ora forse hanno anche ragione Bruno però sinceramente ma se la strada è di 10 centimetri con quanto cazzo vuoi andare scusa vabbè Mattia segnato 3 minuti fa ma poi io non c'ho di mica frega ma perché posso anche tu Nero sei un guidatore pazzo a tavoletta, no, a tavoletta. No anzi sto ti piace quando stai al semaforo ti metti con non sono un granché di guidatore non sono un granché come guidatore quindi mi tocca andare un po' più piano e stare più attento rispetto agli altri quando stai al semaforo io lo facevo vivo la mia vita un quarto di miglio negli anni 90 di mia madre se a fianco avevo macchine grosse tipo le guardavo così mi guardavano come dire è per questo che sei dovuto scappare da Cagliari dall'Italia avevo vinto troppe gare clandestine comunque oggi avevo trovato un video bellissimo che era Italians Driving Bad che faceva tutte le dashcam e poi escono fuori sono tutte donne giusto? Allora, gli apostrofi sì, non sono sì, abbastanza. Ecco, Bad Driver Solita. C'è proprio il... Immaginatela. Il canale YouTube fatto apposta. Immaginatela, ok. Mo devi mettere l'apostrofo sulla A, sì, Stefano. Esatto, immagina l'apostrofo stella. Cantante, però era più bello cantante.
A me piaceva un po' cantante, devo dire, però. Infatti, oddio, siamo arrivati a 10 firme, aggiorna. Sì, sì, sì. Prossimo teste musiche originali. Entro stasera dobbiamo arrivare a 50, firme. C'è mia. Prossimo obiettivo 25 firme. 25 andiamo in Parlamento, ragazzi, eh. Sì, sì. Esatto. Ma c'è così in visita per i cazzi nostri. Tipo, lo, sai, lo, sai che io, lo sai che io conosco una persona, non vi dirò chi per la privacy. Attenzione. Però conosco una persona che è andata a riferire in Parlamento. Tipo. Cioè, in che dai, riferire cioè? Che è andata a parlare in Parlamento per dire: sapete che è così, cos'ha? Abbiamo messo la petizione. Cioè? Sì, no, ve lo dico dopo in privato. Il mio nome e cognome l'ho accorciato, ho corretto un paio di cose. Hai tolto il nome e cognome? No, Stage, ti metto la faccia. Però, no, ci metto la faccia. No, no, metto la faccia. È rimasto il nome. Stefano, ci metto la faccia. No, infatti è rimasto tutto come prima. Secondo me hai aggiornato un'altra petizione. Anzi, adesso c'è scritto Stefano Biggio, Lugano, Svizzera, via. Io non sto a Lugano. Vabbè, ragazzi, Zurigo, Svizzera. Zurigo, lo so, Fabio, che ci facciamo. E io vivo qui da un paio di mesi Sì, lo so. Per me è tutto uguale, capisci? Cioè, Zurigo, sì, Lugano, come a Roma che si conoscono tutti. Sì. Un pochino, sì. Aspetta che la firmo anch'io adesso, scusate. Ancora non l'hai firmata, Nero, perché stiamo facendo tutta sta merda. Adesso commento, grazie a Stefano. Ragazzi, ovviamente, quanti siamo in chat? 12.000, tutti e 12.000 deve andare a firmare, subito, subito. Non ci ascolta. Perché deve arrivare pure la mail. Promuovere la petizione. In no, e comunque ci stava, ragazzi, perché l'ho beccato sul canale oggi. Un commento dove? Io l'ho provato a mettere prima, non mi... Sì, sì, si può mettere. E dove? Scusa, non ci sta nessun posto da mettere un commento. C'è un commento di Fabio che dice perfettamente i commenti che stanno già si vedono, però i commenti tu metti un commento qua non c'è nessuno spazio, forse lo devi mettere, lo fa mettere dopo. E ho firmato, non me l'ha fatto mai, forse perché non ho pagato i 10 euro sui commenti a pagamento. E il racket dei commenti a pagamento, no, non bisogna pagare niente, però sì, si può pagare per avere bisogno. La mafia, dico. Ma poi pagare perché cioè, per qual è il motivo di, cioè, di questi soldi così per simpatia? E no, adesso si sente di nuovo la tastiera. Chi è che c'è questa tastiera così potente che riesce a battere anche perché sta scrivendo? Eppure te l'ho attivata anche a te l'opzione, vabbè. Comunque, no, dicevo, oggi ho visto un video dove mi è capitato su un video consigliato su YouTube, dove c'era uno che veniva messo sotto sulle strisce pedonali, per fortuna a poca velocità, uno sulla bicicletta, e nei commenti c'era uno che diceva: voi dovete capire che le strisce pedonali sono il punto di incontro tra delle creature di metallo tra i 100 e i 300 kg e delle creature di carne e sangue tra 50 e 60 kg. Dovete capire che quando queste due creature si incontrano, quest'ultima ci avrà sempre la peggio, per cui vedete che dovete fare, cari pedoni. E quindi un po' così. E qua a sud sono tutti così, cioè quelli che vanno in macchina, sono tutti... Cioè che non devi mai rallentare, perché se freni ti consumi le pasticche dei freni, se ci sta un minimo di dislivello si consumano le sospensioni. Qua ci stanno le strade che sono tutte da rifare. E ti vedi sta gente che non appena c'è 10 metri di asfalto buono vanno a 300 all'ora, appena c'è un minimo di dislivello di mezzo centimetro proprio scendono dalla macchina, la spingono a mano. Perché se no si consuma la sospensione, si consuma la sospensione. Quindi veramente una merda. Io sono un guidatore, dai, quando ero un po' più piccolino che avevo preso la patente mi piaceva un po' tirare così per la gioia di, però pochissimo ho fatto, proprio giusto che andavo in autostrada e facevi 140 invece di 130. E adesso invece mi frega proprio un cazzo, cioè vado tranquillo, devo andare. Non c'è problema. Dove cazzo devo andare? Se vedo qualcuno che sta attraversando, vedremo anche il nostro ascoltatore AG che fa una manovra pericolosa con la sua macchinina piccolina. Macchina elettrica. Io non ne sapevo niente di questa storia. Che è successo? Oh, mi ha tolto il cognome finalmente. Bene, sto già qualcosa. AG ti ha tolto il cognome. No, ragazzi. Allora, stasera c'era Fabio che ha visto Levo.
Quindi Fabio, parlaci dell'Evola, il campionato mondiale dei... Pensavo l'Evo inteso volevo... come togliere, l'Evo. Sì, ah, sì, mette l'Evo. E, innanzitutto volevo consigliarvi il bellissimo podcast Ingiocabile con Matteo Corradini dei The Pills, il mio gruppo di stand-up comedian romani preferito, che però non sono affatto, cioè non sono i soliti romani che parlano solamente di Roma, sono proprio cosmopoliti. E devo consigliare l'ultimo episodio, che parla proprio di picchiaduro con due esperti casualmente di Roma pure loro, però se volete entrare in questo magico mondo, spiegano anche guarda, io con tutto che sto facendo lo stronzetto vaffanculo, devo dire che hanno spiegato il Korean Backdash di Tekken in un modo che poi lo proverò, e se funziona non dirò più niente di male sui The Pills, perché sono il mio gruppo preferito. Comunque Fabio, visto che anche tu sei di Roma, che non che sono un gruppo musicale, lo sai, sì. No, no, ma infatti, almeno i gruppi musicali sanno, gruppo di persone. Sanno suonare. Comunque Fabio, dici un po' questo Evo, com'è stato, che cosa ti ha colpito? Fabio? Pronto? Fabio? Ah, Fabio si è mutato, quindi c'è la... vedi, ottimo. Avevo detto la parola con la N 10 volte e quindi Intendaro. Esatto. E, allora, parto subito da quello che mi ha colpito. C'è stato un incontro con un ragazzo vedente. Cioè, assurdo, ragazzi. Cioè, manco sui film di Gaetano, il famoso samurai cieco. Io dalla foto mi sembrava Froze quello lì, era Froze, veramente è vero, è identico. E praticamente perché un po' hanno fatto anche le opzioni di accessibilità di Tekken 6, sì, Tekken 6, di Street Fighter 6, e un po' comunque i telecronisti raccontano che tutti i professionisti che giocano lì a Street Fighter, praticamente dopo migliaia di partite, sono in grado, a occhi chiusi, di capire cosa sta succedendo sullo schermo, quindi mi ha lasciato molto... Insomma, sembra una roba tipo quelle che vedevi nei film, tipo Piccolo Mago dei videogames, che giocava voltato le spalle, queste cose così. Tra l'altro ha vinto. Quindi bellissimo, mostruoso. Poi mi sono visto un paio d'ore, in realtà il torneo è durato 3 giorni, quindi è molto lungo, e vi consiglio qualche incontro. Ho giocato 3 giorni di fila? Ho giocato 3 giorni di fila, sì, no, e poi è diventato cieco, non vedente, sta troppo davanti alla televisione, esatto, vedi che ti fa male. No, hanno fatto dei turni, immagino, cioè non so come cazzo erano organizzati, però ogni volta che accendevo la televisione c'erano loro che giocavano, quindi è preoccupante questa cosa. Ok, e la finale è fighissima. Ah, però mi sa che stai troppo vicino al microfono perché si sente tutto il ok. E dicevo, la finale è molto bella, tra... proprio peggio. Vabbè. Ragazzi, mi metto in culo sto microfono. Benissimo. Aspettavo. L'importante è che non frigge. Sì, perfettamente lo sento. Benissimo. Sì, io lo sentivo pure perfettamente, solo che quando parlava se ne... Perché stava mettendo chiaramente il dito sulla gommina del microfono. Così. Non ce l'ho la gommina. Vorrei correggerli. Vabbè, di Fabio. Che questa è la finale, quella che state vedendo, quella che sta passando ora sotto è la finale. È tra Angry Birds, che è sto ragazzo qua con gli occhiali, e l'altro non mi ricordo come si chiama, ma usava Blanca, quindi non merita di ricordarsi come si chiama, perché è rotto. Blanca è un personaggio, sì, è proprio ultra rotto, ma rotto nel senso brutto del termine, perché pure Ken è un personaggio rotto, ma perlomeno è bello da vedere. Blanca è veramente illeggibile, secondo me. Però veramente bella la finale, ci sono stati degli scontri molto 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 appassionanti, per quanto insomma si possa capire, perché pur conoscendo come funziona Street Fighter 6 ci sono degli scambi che sono quasi illeggibili per noi, però è bello perché dietro c'è il pubblico e c'era veramente tantissima gente. Sono rimasto sorpreso anche di questo, cioè nel finale poi inquadrano il pubblico dietro, c'è un palazzetto pieno, non so quante migliaia di persone saranno. E quindi ogni mossa poi che veniva contrastata, o ogni
combo più lunga, super mossa, eccetera, eccetera, era sottolineata dal boato dietro della folla, quindi ti dà veramente l'idea di stare a guardare una partita. Era la prima volta che vedevi, sì, devo dire, la prima volta che lo vedevo. E, ovviamente, sì, sì. ho visto i spezzoni classici, no? Come si chiama quello, le parate dei Daigle lì, a Daigle Perry. Sì, quello l'ho visto. Però è la prima volta, diciamo, che l'ho seguito in modo abbastanza costante. E mi è piaciuto molto, devo dire che sono rimasto così gasato dal tutto che mi sono ordinato Street Fighter 6, quindi domani mi arriva. Chiaramente prima partita online capito contro il non vedente che mi fa un culo. Ovviamente, ma conti anche di giocarci o l'hai solo... No, no, solo... Poi lo guardo la copertina. Ok. Ma io ho sentito, Fabio, che praticamente i giocatori esperti comunque di Street Fighter, grazie ai Q audio del gioco, cioè i campioni sonori del gioco, riescono sostanzialmente a capire come sta andando la partita, chi sta facendo che cosa. Sì, è quello che ho detto... Sì, 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 quello che ho detto prima, perché i telecronisti parlavano proprio del ragazzo non vedente e hanno detto sì, è una cosa straordinaria, ma considerate che qualsiasi di questi giocatori che per migliaia di ore hanno giocato, poi comunque ho visto che girano gli stessi 3-4 personaggi, non è che non girano così tanti, e, avendo giocato migliaia di ore, migliaia di partite, basta ascoltare l'audio e sanno perfettamente dove ma bisogna arrivarci nemico, forse a fare migliaia di partite da non vedente solo con i Q audio. No, no, chiaro. Poi non so che tipo di opzioni di accessibilità abbia Street Fighter, però il fatto che comunque un gioco così basato sul posizionamento, non solo tuo ma pure dell'avversario, sia possibile, anzi non solo possibile da giocare perché lui ha pure vinto, quindi sia in ogni modo giocabilissimo anche da una persona non vedente, è eccezionale e bello, insomma è stato proprio bello anche se fosse stato tutto uno stunt pubblicitario sta roba. Beh, ha funzionato perché io me lo sono ordinato, quindi marketing più 100. No, comunque non lo so, questo non lo so. Va bene, quindi grande Evo che ci ha appassionato tutti, io qualcosa ogni tanto la vedo, Rocking Cove, però ultimamente, boh, se ti fate il sì ancora lo devo comprare, quindi aspettatemi che arriverò anch'io con... C'è anche il crossplay, Sì, sì, sì. No, infatti quelli di NG Plus, che tra l'altro saluto, sono stato anche ospite nell'ultima puntata, dove in realtà non tanto, perché poi mentre che stavamo lì... è arrivata una chiamata, sono un po' via, poi me ne sono andato che stavo morendo, e però hanno visto proprio in diretta, stavano seguendo l'Evo in diretta, hanno visto proprio in diretta sto tizio che insomma, c'è una scena bellissima che ha, penso l'ultimo incontro proprio, quindi l'ultimo round, perché funziona a vantaggio dei due, no? Quindi devi vincere due round più dell'avversario, se non mi ricordo male l'ultimissimo round a Menard gli si stacca il DualSense. No. E rimane fermo e l'avversario si frizza totalmente, quindi poteva massacrarlo, invece si ferma totalmente e gli dice tranquillo, fair play, rispetto, è questo lo sport che ci piace, ma tra, cioè, alla fine è inutile, i picchiaduro sono di tutti gli sport, sono l'unico, a parte che non lo chiamano neanche gli sport, sono l'unico veramente nato dal basso e senza tutte le puttanate, le troiate, gli investimenti, cioè se vedi c'è, guarda, sì, però appunto se vedi il Daigo Perry, cioè all'epoca del Daigo Perry, se vedi il video stavano tipo dentro una stanza con le sedie e col monitor, adesso c'hanno proprio tutta sta tutto sto bordello, quindi... Però è una roba effettivamente nata dal basso, che si è evoluta dal basso, invece poi gli sport sono robe che fanno il gioco, creano i team da zero, poi fanno le solite robe, fanno il team così, il team cos'ha, il team delle ragazze, il team delle non ragazze, questo e quell'altro, e poi alla fine investono tanti soldi, arrivano quelli che ti dicono no perché adesso gli sport generano migliaia di guadagni, e poi però dopo tipo 2-3 mesi hanno licenziato il 90% perché vogliono creare robe che non esistono e vaffanculo. Vabbè,
Ok, quindi levo bellissimo. Ah, Stefano, tu che cosa c'hai di news extra credits che disegno? Io ho Takeshi's Castle, nuovo. Nuovo? Provato. Sì, sì, nuovo. Amazon Prime ha tirato fuori un nuovo Amazon Prime ha tirato fuori un nuovo Amazon. Ma ci sta ancora coso? Ci sta ancora... Takeshi? Kitano. Kitano c'è in forma di... Gaetano. Di spirito. Gaetano. Esatto, Gaetano c'è in forma di intelligenza artificiale. Oh, ecco. No. Sì, perché ho letto poi che era impegnato perché sta girando un film, eccetera, e quindi non ha partecipato poi al programma, ma diciamo che c'è. Ci sono alcuni vecchi... Sta girando un film, cioè sta in camera sua con un DVD, sì, sì, che sì. Se lo sta girando tra... No, se lo gira nella cartina, capito? Poi ma ne parlo adesso o ne parlo dopo? Cosa... sì, c'è questo e poi solo questo, cioè, Stefano. No, il coso, allora, Fitness Boxing di Kenny il Guerriero. Ah, oh, bellissimo! Che... Beh, io voglio sentire quello, scusate, per quanto voglia bene a Gaetano, il samurai cieco. Esatto, di Napoli. Aspetti in pizza margherita. Sì, esatto. Non lo so, ditemi. Cosa su questi due? Questi cosa due devo fare? Sì, su questi due però. Ok, dici che ne guerriero... L'ho provato poco e ho il problema che devo cercare di... che non riesco a capire se è possibile cambiare mano, visto che io sono mancino, e quello invece... E intanto però ci dovresti dire per quale motivo lo stai giocando, per migliorare c'è i tuoi pugni. Ho visto Fitness Boxing, come si chiama? Visto Fidel Castro. Fitness Boxing. Fitness Boxing, Okuto no Ken, ho fatto no, fermi tutti allora. Mi ero dimenticato la sua esistenza, però ho detto lo voglio assolutamente provare. E quindi mi ho preso una copia, diciamo, ecco. che c'era una per sola. Strada. Fisica. Sì, cinese. Sì, fisica, sicuramente. Fisica. Sì, 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 la Switch è fisica. È una copia fisica della Switch. Per vedere un po' com'era la cosa, praticamente è come il fitness normale. Ma dai, Raul che fa i movimenti tipo fitness, non si può vedere. Sì, 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 ti fa quello, ci sono tutti i cosi 3D giganti, c'è Ken che è scazzatissimo, come sempre. Mi sta ricordando tantissimo quel gioco per Xbox 360 in cui ci stanno i personaggi di Guerre Stellari che ballano. Ah, no, guarda. Non quello, so, quell'effetto lì. No, qui praticamente semplicemente cioè, fai delle cose normalissime da box, diciamo, ma la cosa è che... Ecco, belli costumi. Esatto. Cioè, la cosa è che li puoi utilizzare per... come dire, in un ambiente di Kenny Guerriero, quindi hai sia le cose serie di fitness, diciamo normali, che quelle alla Ken dove dai mille pugni, eccetera, eccetera. Ma Ken non ha bisogno di un allenamento, no? Lui cioè, no, ma io tu... sì, però allora perché si. Cioè... No, Ken non è che si allena, tu fai, come dire, allora lui allena te e tu. Combatti come Ken in certi momenti. Ho capito. Quindi, la cosa più importante è quando dai i pugni lo fai. Wow! Ah, io personalmente sì, ma lo faccio sempre qualunque cosa fa. Anche e quando fai i mille pugni lo fai. Sì. Assolutamente. No, sempre. E poi c'è tipo Giulia che ti, la ragazza di Max, che ti dà indicazioni, adesso fai quello. Senta quello che dici, è la bambina. Esatto. La bambina, no, ma quale quella che muore? Ti incita, dai, Stefano. No, ti dà indicazioni, non è che ti dice le batte, dice tipo, allora adesso metti la mano così, il piede cos'ha, e... Non ti dice quanto sei stato bravo? Ah, sì, ti fanno sempre complimenti, le solite cose. Quello sì. Solite moline di questi giapponesi. Chiaramente, come dire... Un gioco che è a metà tra fitness boxing normale è un gioco piuttosto, è un gioco tra virgolette, non è neanche un gioco, è un classico coso da Wii, diciamo, dove ti muovi
come può essere un Wii Sport, una cosa così, solo che semplicemente lì fai un po' di allenamento. Chi l'ha fatto sto gioco? Gli stessi di anche il programmatore gli stessi di Kegwer, esatto. No, gli stessi di Fitness Box in Buronson, che saranno tipo Tecmo. Boh, no, Fitness Boxing, non credo. Beh, ve lo dico subito io, pre-order today, Fitness Boxing. Perché mi sembra un gioco da Tecmo questo, eh. Diciamo che i valori vediamo, produttivi... Vediamo subito sullo Mega Factor, probabilmente. Vediamo sullo story di Nintendo, lo dice, non lo dice. Non lo dice, scritto? Dovrebbe dirlo in realtà da qualche Imagineer, parte. Imagineer, che è uno sviluppatore piccolino giapponese. È uno sviluppatore solo giapponese. Che infatti hanno fatto anche Let's Play Carling, un po' il loro capolavoro quello. Quello sì, ragazzi. Costa solo €40. Cazzo, Stefano, hai speso Stefano, hai speso $50 per sto un codice sconto. Codice sconto 100%, giusto? È perché tramite un buono Amazon che ho ricevuto in seguito a una certa Però non la fare sporca, perché sai che Nintendo si incazza poi, quindi... Ma io non vado online. Tu dici stai in Svizzera, quindi no, a parte che finché non condivido mi possono tranquillamente baciare. Se vengono gli fai la mossa, fai mille pugni. Ah, ma quindi puoi anche giocare anche online la maglietta con questo gioco, sai? Come? Puoi anche giocare online con questo gioco, tipo c'è non ne ho la minima idea, ma io intanto non sono online. Mi sono bloccato. Lui ha visto la parte single player, Bruno? Sì, ma tanto, cioè, allora, in generale l'online su Switch, senza offesa, per i fanboy, eccetera, ma mi fa sinceramente cagare. Io mi sono offeso adesso. esatto. Sì. Penso che chiunque abbia provato qualcosa online e si è reso conto che fa un po' cagare. Non sono buoni, anche sulle cose Nintendo. Cioè, Splatoon gira benissimo. Forse Splatoon è quello che... Beh, perché Nintendo c'ha la magia. Ma una roba base come Animal Crossing, ad esempio, si disconnetteva ogni 10 minuti, crashava, dovevi fare delle cose... Cioè, che minchia, neanche la LAN da Duke Nukem 3D nel 95 dovevi farle. E come fanno ad avere così successo? Che cazzo ne so? Ma gente che si compra Pokémon Rotto lo sa e se lo compra lo stesso. Bello Pokémon Rotto, pensa che belli. Pokémon Rotto c'è Pokémon Verde, c'è Pokémon Rotto, Pokémon Verde. Pokémon rotto e Pokémon perde, non... perde. Senti, quindi l'hai finito sto gioco? Non stai parlando, hai sconfitto qualcuno? Devi dare mazzata a qualcuno? No, cioè, per adesso ho picchiato qualche squatter, ma niente di che. Hai fatto solo l'allenamento, il tutorial e basta? Il routine, esatto. Però devo capire come, appunto, la cosa della mano, devo vedere se è possibile mettere come mano dominante la sinistra, perché... Ma ci sarà un'opzione da qualche parte? I giapponesi sono così razzisti anche nei confronti dei sinistri. No, lo sai che in Giappone non esistono mancini, perché chi nasce mancino... Vengono riconvertiti? Tuttora vengono convertiti? No, è impossibile, dai. Allora, io questa cosa l'ho letta tipo in qualche rivista di manga, tipo Kappa Manga, di 30 anni fa, forse. O Magazine, o Zero, qualcosa del genere, ma tanti anni fa. Oppure forse in qualche forum, adesso non ricordo. Però io sapevo questa... Si chiamano i Darikiki. Per sapete che sono poche parole mancine in Giappone. I bambini mancini sono costretti ai loro genitori a cambiare la mano dominante quando sono piccoli. Allora chi aveva ragione? 2007, chi aveva ragione? 2007, chi aveva ragione? 2007 è ancora una notizia deprecata, ormai è vecchia. Chi aveva ragione? Chi aveva detto la verità e non è stato sentito? No, non hai detto la verità, hai detto una notizia deprecata. E nessuno lo dice. Nessuno lo dice, quindi anche i bambini con la mano sinistra sono considerati il diavolo anche in Giappone. Allora, io sto leggendo qua da questo articolo di Zen Bird,
di Sonoka Imagawa, quindi questo è giapponese, la sa, del marzo 9 2022, che dice: a causa della sua società custom, dei costumi della società, c'era una cultura ingranata nel Giappone in cui i bambini nati mancini erano corretti parenti, dai loro genitori, a diventare destrimani a una tenera età. Questo è perché i genitori amano i loro bambini e vogliono che loro possano vivere confortevolmente nella società giapponese. Sì, vabbè, che cazzo cambia, sinceramente. Cioè, stai però dando un problema in più. Però vi faccio notare che io sono come Rocky, che è mancino. Allora, però dice che di recente c'è stato un trend per per crescere i bambini mancini senza correggerli. E come risultato c'è un graduale incremento di prodotti dal design inclusivo e di sistemi per le persone mancini. Però mi sa che tipo le forbici per mancini. Però mi sa che questo purtroppo, caro Stefano, purtroppo mi sa, caro Stefano, mi sa che purtroppo in Kenny Guerriero, cioè vuoi mettere Kenny Guerriero inclusivo, in effetti dubito che però negli anime io non ho mai visto i mancini o non vengono mai definiti mancini tipo come persone cattive. Boh, ma sa che non ce ne sono, hanno risolto. Tiro mancino, secondo te la teoria? Vabbè, ho capito. Esatto, guarda, gli mettono la maschera sinistro, come Archibald. Sinistro, Bruno, la parola sinistro, che è l'incidente, deriva da... Guarda, qua ci sono anche le istruzioni. Guarda, che qua hanno fatto... Beh, sei tu che sei mancino, Stefano. A parte me, dico. Anch'io sono mancino. Io sono mancino, Adesso visto? Si spiegano tante cose. Matteo? No, io non sono mancino. Bravo, hai imparato a usare le forbici. Dillo con convinzione. Qua siamo tutti destri. Né di destra né di sinistra. Comunque... tutti apolitici. Vedi, qua ci sono le spiegazioni per aprire le patatine, se sei mancino, se sei destrema. Se sei mancino l'istruzione non le mangi. Purtroppo, ragazzi, è così. E comunque, no, ma veramente è capace che non c'è l'opzione per questo motivo, perché in Giappone... non ci avevo pensato. Qui da noi inclusivo significa che metti i neri, le femmine. In Giappone significa che metti i mancini. È il voto alle donne, vedrai. Sì, la progressiva società giapponese, l'avanzata società finiremo giapponese. Così, ragazzi, se non stiamo attenti. E qui, tu devi stare attento, sei tu che sei il diverso con quella mano sinistra. E pure i tatuaggi, cioè tu vai in Giappone tatuato, io non posso andare da nessuna parte. Cioè, un gaijin pericoloso. Gaijin mancino tatuato yakuza, quindi figurati. E poi ovviamente andrò in giro vestito da yakuza. Da Kiryu, sì. Sì, con quei cose cangianti, se è presente. Stefano, quando hai scoperto di essere mancino, che cosa hai fatto? Ma per me non era scoperto di essere mancino. Hai scoperto? Cioè, non è che mi sono... Vabbè, ci sarà stato tipo un momento... Ma tipo a 5-6 anni forse lo impari, ma che... Sì, ma semplicemente... Forse sarà stato un momento che hai visto che tutti gli altri usano la destra e tu usavi la sinistra. Non ero mica l'unico perché proprio io che dovevo applicarmi questa... Bruno, non ero l'unico mancino della mia classe. Vabbè, ma ce n'erano tanti altri. Tanti altri. Sì, eravamo stati allora tutti insieme. Allora, che percentuale? Guarda, almeno 3 o 4. Su? 3 o 4 su 50? 50.000. No, sono 20. Da così. Cioè, ovviamente eravamo del 20%, un'altra volta. avevano messi tutto. Ma scusa, Bruno, di mancini è... bravo, vai a vedere la percentuale. Mancini, se volete poi, saperlo da me invece eravamo tipo in classe sono i mancini, ragazzi. Eravamo tutti in classe tua stavano. E tutti in classe mia.
Scusate, fate parlare Nero, quanti erano in classe grazie. Tua? In classe mia alle elementari eravamo tipo 30, perché a Roma ci sono 30 mancini abbastanza grandi. No, magari eravamo in due mancini. Infatti sei nel pieno della percentuale. E poi cioè, se metti due, mo non so se adesso le scuole ancora esistono, che mancini cioè, esplodono. E cioè, mi trattavano male di... perché non sapevo tagliare con le forbicine, tra parentesi. Mamma mia. No, a me non me ne ho mai rotto. No, non riuscivo a tagliare con le forbici, mi venivano sempre perché le forbici sono per destri. Io sono già impedito di mio, usando la sinistra mi venivano tutti i tagli tipo seghettati, capito, Bruno? Anche le sulle curve. Senti, ma ovviamente nelle scuole di Roma usava delle forbicine, quelle super appuntite. No, quelle là, quella nazista. Ovviamente. Ma perché, scusa, cioè io non ho mai avuto problemi con il fatto di essere mancino, gli unici che sto avendo sono adesso con voi. Perché tu eri un bullo, quindi nessuno sì. Ti... No, infatti. Guarda, al massimo l'opposto, al massimo no, non, l'ho proprio bullo non io, problemi, guarda. Tipo ti buttano giù e ti dicono mancino, vai questa, via. Questa no, è la origin story di Stefano, che tipo sotto la pioggia ha detto, se io sono mancino mi devo vendicare su tutto il mondo. Non siete voi che siete destri come me, sono io che sono mancino con voi. E quindi che volevo dire, no, io onestamente, però attenzione, perché io quando uso il coltello, quando uso forchetta e coltello, lo uso come i mancini, uso il coltello con la sinistra e il forchetto con la destra. Allora praticamente l'unica cosa positiva di essere mancini è che non devi spostarti da posate e tu te le sposti. Esatto. No, è il contrario, Ste, perché se tu mangi con la forchetta, con che cosa la impugna? Io uso la forchetta sulla sinistra. Ovviamente. Ma esatto. Cioè, se tu usi un cucchiaio o una forchetta da sola, lo usi con la mano dominante. Io lo uso con la sinistra. Sempre con la sinistra. Ho capito, perché tu sei mancino, però... È ovvio. Manca a dirlo così, però. Però poi, quando devi tagliare... metti il coltello nella sinistra e la forchetta nella destra, no. Tu che sei mancino? No, io metto la forchetta dove l'ho sempre tenuta, cioè nella sinistra, e taglio con la destra. Hai vissuto in una bugia, Bru, praticamente. Ma anche io faccio pensavi così, perché fare... io... No, piano, no, anche io però taglio con la sinistra, io uso se devo usare un coltello... Quindi Stefano, anche tu sei... La mano dominante. Sposti sulla sinistra. Guarda, certo, Stefano, che... Perché allora... Io devo usare per forza la mano dominante, se voglio usare uno strumento di precisione... A me serve la forchetta allora il punto Stefano, la destra... Stefano, nella normalità... Nella normalità, quando usi forchetta e coltello... Metti il coltello nella mano dominante e la forchetta nella mano non dominante. Quindi tu che sei mancino dovresti mettere il coltello nella sinistra e la forchetta nella destra. Io che sono destro dovrei fare il contrario. Forse Stefano in realtà è un ambidestro e neanche se ne rende conto. Esatto. Stefano, purtroppo mi dispiace, non sei un vero mancino se fai così. Sei solo un ambidestro. Sei un po'. Cioè, che usi la sinistra. Problemi. Ma voglio vedere quando ti tagli la fettina di carne, quando sei mancino. Voglio vedere. Allora, un'altra cosa. Che non riesco a un'altra cosa. Del coso un'altra cosa. Mancino, e adesso non so vero mancino. Un'altra cosa. Io quando mi soffio il naso, non riesco a soffiarmelo con la destra. Cioè, se me lo soffio con la destra, me lo prendo tutto sta cosa. Io me lo soffio con la sinistra, come faccio? Quello guarda può essere colpa destra. Della forma del tuo naso, però, che magari è tutto in una direzione invece che nell'altra. Può darsi. C'hai bisogno della mano che lo prende in maniera. Caro Nero, lo so che tu sei esperto di come si chiama di prendere cose in maniera ergonomica. No, spero di no. No, come si chiama? Quello del cranio bombato. Come si chiama? Frenologia. Bravo, Nero. Lo so che tu subito ci capiamo tra di noi. La frenologia. No, comunque io solo con il sinistro riesco a soffiarmi. Ma te lo sei misurato il cranio, Bruno? Ancora no, mi mancano gli strumenti. Devi andare da un frenologo esperto. Sì. Secondo me se vado su 4chan ne trovo un sacco di... Guarda. Di measurement. Ecco, là bisognerebbe fare veramente un'app di realtà aumentata, altro che... per misurare le stronze. Vabbè, comunque no, fateci sapere ragazzi se voi come quando usate coltello e forchetta, se usate il coltello nella mano dominante o nella mano
sottomessa, e fateci sapere, io uso il coltello nella mano sottomessa, e quindi sono un po', che tra l'altro poi io quando ero piccolo non dico che volevo diventare ambidestro, però mi sforzavo di usare la sinistra tipo per accendere e spegnere la luce, per fare un po' di cose, usavo sempre la sinistra per diciamo per riequilibrare la situazione, quindi poste cose così. Qua non l'ha fatto nessun altro, vero? Siete tutti polarizzati. No, io sono mancino, mi dispiace. Tutti Mancino Stefano, semi a destro, dai Stefano. No, dai, allora sei, io con la destra uso il mouse. Stefano, e usi anche il mouse con la anch'io destra? Anch'io uso il mouse con la destra, però. Ragazzi, ma se avete mancino usa il mouse con la destra. Perché? Perché? Perché così c'è la sinistra libera. Bravo, da mettere sopra il tavolino, okay, ovviamente la sinistra, non sotto il tavolino. Mani sopra il tavolino, vabbè. E quindi ragazzi, fateci sapere anche voi con che cosa usate il mouse, con che cosa usate col teleforchetta e con che cosa usate altro. Queste cose fateci sapere. Comunque, okay, vi volevo dire che è stata segnata anche la mia firma, quindi siamo a 11 adesso. Oh, fantastico. Dobbiamo arrivare almeno a 50 entro stasera. Passo dalla vittoria, ragazzi. 50.000. Addirittura adesso c'è scritto immaginatela con la A accentata. Immaginatela. Sì. Nessuno ha mai scritto immaginatela. Però Stefano, perché immaginatela. O immaginatela. Però verità e da sono con l'apostrofo. Quindi fatto allora, quello è un accento, non ce l'ho io quel cazzo di apostrofi, ragazzi. Però immaginatela, l'hai scritto con l'accento però. Sì, quello potevi sì, fare perché... potevi fare copia e incolla da quello. Ma è un accento diverso, poi devi scegliere sempre... l'accento acuto e l'accento l'accento acuto potevi scegliere. L'accento 4, tra bellissimo poco. Titolo puntata, l'accento acuto comunque. L'accento acuto. Sì, sì, lo segno subito. Stefano, hai fatto il servizio a metà, come al solito, quindi non... No, vabbè, guarda, ho fatto già, mi avete già rotto il cazzo, guarda. Solito Stefano, se la petizione non ha ancora raggiunto l'obiettivo della 25 tutta firme, è tutta colpa della tua. C'è una gente che non firma, è l'accento circonflesso. Ma io metterei come immagine della petizione fitness coso, come si chiama? Fitness che il guerriero. Io una foto di me che dico di farti i cazzi tuoi. Una foto di Biggio che mostra che taglia la bistecchina con la mano destra. Sì, che è possibile fare questa cosa. Non la taglio proprio con la mano. Sì, sì, è proprio tra a strappo, tipo. Come Orochi dopo. Vabbè, dai, parliamo di Bucky. Sì, Stefano, l'hai visto Bucky l'ultima stagione? No. Ma io sono fermo. Allora, io ho visto l'episodio di quella vecchia. Lo sai che ho trovato su YouTube? C'è la compilation di tutta la prima e la seconda stagione di Bucky, però quelle vecchie. Che persone anziane. E stamattina mi sono vista la puntata dove il padre di Bucky cava l'occhio a Orochi dopo, bellissimo. Ah, hai visto cos'era l'uomo, l'essere umano finale? Com'è che lo chiamo? L'essere umano finale. E com'è che lo chiama l'uomo perfetto? Cos'è che c'ha un nome? Ma chi? Cosa? Dove? Di che stai parlando? In Bucky, Bruno. Ma chi? Cosa? In Bucky? Ho capito il padre di Bruno, non lo chiamano la forma di vita finale. Dobbiamo chiamarlo il padre di Bruno la puntata. Era tipo la forma di vita finale, una cosa così. No, lo chiamano Logre, l'orco, non lo so in italiano come lo chiama. Che bello che apro YouTube e c'è Cicalone, Roma distrutta. Sempre. La caduta di Roma da potenza industriale, accesso a cielo aperto. Sì. Fabio, tu che sei di Roma, non ti fa incazzare. Durante l'epoca romana, forse. Vabbè, non posso fare nulla, caro Bruno, cosa posso fare? È un po' di cazzi, politica, secondo me. Non lo so, è una grande verità. Vabbè, Matteo, tu cosa ne pensi? È vero questa affermazione? Cicalone? Cosa ne pensa di Cicalone? No, dell'affermazione, la caduta di Roma da potenza industriale, accesso a cielo aperto. Ti torna. Ma quando è stata la potenza industriale, no? Beh, sì.
Cazzo, questa Matteo, proprio la mette proprio a... Credo nel Medioevo. Sì. No, nel video fa vedere che c'erano i treni che andavano... Porta Fluviale, Porto Fluviale, Ostiense, tutto quello... I graffiti, le cose... no, quello è... Periodo. Che problemi crea quello? La Magneti Mare... No, come si chiamava? La Lanza... Mira Lanza, Lanza Mibu, non mi ricordo. Oh, c'erano delle fabbriche, però. Padre un po' Baki, Complete, Seasons... Ah, Season 2, Bucky Grappler, ecco qua, Season 1, episodio 1 da 24, cioè voi mi mettete qua 9 euro e 46 minuti, 9 euro, 9 ore e 46 ecco, minuti di bontà, proprio Bucky da quando era piccolo, da quando avevo 12 anni, ammazzava i gorilla, fino a mm-hmm. quando se la vede col dottore, quello che ha curato a... E il bello è che comunque era sempre uguale, cioè ci stanno due che fanno ammazzate e poi ci stanno quelli intorno che dicono oh, ho usato la tecnica sì. del 4000 anni fa che usavano i ninja e tutte queste cose qua. E vabbè, no dai, se non l'hai visto poi aspetto che qualcun altro l'ha visto, sennò mi scoccio. No, ma aspetta, ma io sono fermo a Bacchi, ho visto un paio di quelle vecchie anni 90 e poi la prima e poi mi sono fermato, sono fermo da... Non hai visto neanche la fine del... da 6 anni, Bruno. Tipo, non hai visto Mario. Neanche la fine dei 5 Marioli? No, ho visto niente io, Bruno. Cioè, hai visto... Io sono fermo. Guarda, io dopo Specco per me no, non c'è più. Ma l'hai visto quando lo battono a Speck? Sì, l'ho visto, che poi muore vecchissimo, è bellissimo, che poi invecchia tutto d'un colpo, ha perso lo spirito di combattimento ed è morte, e muore col sorriso. No, quello è capolavoro. Ho capito, quindi Stefano, il nuovo compito invece di finirti tutti gli Yakuza in ordine cronologico, finisci i Bachi e poi... Tutto Bachi, ma anche quello anni 90 No, quello poi magari dove vedi però che ci sta la mamma di Bachi che è un po' un po' vezzosa, diciamo. Esatto. E pure il papà di Bruno? Anche sì. E Branchia dice: se Cicalone si trovasse davanti a un bivio, da che parte andrebbe? Beh, né a destra né a sinistra. Sì, al centro. Anche, sì. Mm-hmm. Beh, probabile. Va bene. E chi sta? Allora, Matteo voleva parlarci di Barbie. Barbie. Matteo? Barbie. Sì. Barbie. Barbie. In generale, come bambola o come film? O come film. Come bambola, no? Come bambola, allora. No, come film. Ho visto e Barbie. È bello. Non è bello. Ma non ci vivrei. È bello, ma non ci vivrei. Ma non ci vivresti perché è matriarcato. Ma qualcuno l'ha visto di voi? Non ancora. Credo solo Gamba, ma Gamba non esiste. Quindi non... Gamba non esiste. Gamba è andato vestito proprio da Barbie per andarsi a vedere Barbie. Sì, sì, quindi... vabbè, sì. Quella è stata tutto una... rosa. Sì, ah, non vabbè. Da Ken? No, no. Credo da Barbie. Aveva la camicia rosa di Ken, sì. Com'era la situazione al cinema, Matteo? Che c'erano femmine, maschi e femmine? C'era un po' di sotto, c'era un po' di sotto, sì. No, comunque... è stato un bel film... Quindi anche le donne riescono a fare dei bei film. Greta Gerwig. La regista. Sì, no, ma lei... Ma lei ha fatto anche degli altri bei film, ho visto. Sì. Tipo quello del divorzio, che è un pugno nello stomaco. No, quello è il marito, che no, Bomber Bunch, che è quello che gli ha scritto la sceneggiatura. Lei ha fatto Lady Bird, Piccole Donne. Piccole Donne l'ho visto, mi è piaciuto un casino, molto, molto bello. E poi cosa fatto anche rumore bianco, amici, no, amanti del marito. Rumore bianco è sempre del marito di Bumblebee. Io so che ha fatto l'adattamento film della ferita bianca. Sì. Ah, ok. The White One. Stai dicendo Fabio. La bacchetta bianca. Che ha fatto tutto il marito nei suoi presi meriti. Io vi sto dicendo che dite tutti i titoli che ha fatto il marito, quella ha fatto il marito. Che poi ha scritto la sceneggiatura di Barbie. No, comunque lei regista, secondo Wikipedia, se vogliamo ancora credere a Wikipedia, secondo Wikipedia, c'è scritto che ha fatto Lady Bird,
Piccole donne e Barbie. Ma Frances A l'ha fatto lei? Che era quel film fatto la sceneggiatrice. Ha fatto la sceneggiatrice. Okay. Era molto bello quello lì, Frances A. Però Nero, ti piacciono tutti i film di Femmine, però qua. Sì, davvero. Era bello. Sei pure Mancino. Bella storia, sì. Bella storia. E da Mancino, guarda che. E a te, Stefano, perché pure tu sei un collega Mancino. Adesso sarete discriminati. Stefano, anche tu che fai parte della cosa. Della adesso quota Mancino di Free Playing, io non l'ho ancora visto, però lo guarderò volentieri. Ti ispira Frances A? Con l'H sull'A. Non l'ho visto. È tutto in bianco e nero e c'è questa ragazza che praticamente vive a New York e ti fa vedere tutti i casini che gli succedono. Molto, un po' una commedia, però un po' sullo stile tipo di... dai, quel regista newyorkese vecchissimo. Woody Allen. Woody Allen, sì. Jarmusch. Ah, cioè l'ho detto scherzando, dicevo, vabbè, ma chi è che dice Woody? Cioè, ovvio che... Ok, vabbè. Non sarà chi è che non si ricorda Woody Allen, non è possibile. Invece era possibile. Era possibile. Era possibile, io non mi ricordo neanche come mi chiamo io. Vabbè, ma tra voi colleghi Mancini vi supportate. Esatto, quello che non si ricorda uno, se lo ricorda l'altro. Sì, uno vuole l'altro. E se volete vedere un bel film del marito, io mi ricordo di aver visto qualche anno fa Il calamaro e la balena, che mi era piaciuto molto. Conosco quella elefante e la farfalla di... No, The Squid and the Whale. Molto ecco, bello. Io avevo visto... Grandissima tensione. Io avevo visto Fuga dal Call Center e Paris da Bar, ve ne avevo parlato? Forse no, forse sì. Mi ricordo. Fuga dal Call Center sicuramente sì. E Paris da Bar? Non mi ricordo. Beh. Vabbè, magari ve ne parlo un'altra volta dopo controllo. Vabbè, niente, non parlo di un cazzo, vaffanculo Fabio. Fabio, che cos'è che c'avevi tu? Vediamo. Allora, io ho giocato Pikmin 4. E la mia avventura con i Pikmin in realtà non è così lunga, nel senso io ho giocato il 3 e il 4. Non hai giocato gli originali, l'1 e il 2? Non ho giocato i primi due, no. So che erano molto più stringenti Pikmin come regole, perché soprattutto il primo era... Sì, tendenzialmente il gioco, se non avete giocato, è questo. Tu sei un pupazzetto, un capitano spaziale, e hai al tuo servizio questo esercito di Pikmin, che sono questi esseri. Ragazzi, mi sa che è arrivato Gamba, un secondo. Attenzione. Lo metto dentro. È lui? È vestito? È proprio lui. Si deve identificare. Ciao. Eccolo. Che cosa sta succedendo? Dio mio, Gamba, che cavolo sta facendo con le cuffiette? È arrivato il nostro compagno di merenda. Guarda che sta tutto al buio, come i mostri quelli di Jumpscare. Tu ci sei andato solo a far merende, mi sembra, giusto? Sì, no, ovviamente, ovvio. C'è un po' di luce, no, c'è qualche problema alle cuffie. Il microfono che è completamente distrutto, che c'hai fatto? Che c'hai fatto? Ma è robotico, tipo? No, è tipo si sentono mille rumori, come se stessi attaccato, ma attaccalo bene. Attaccalo. Gamba, tu sei Mancino o sei... Stacca tutto. Ma si è mutato. Adesso glielo chiediamo. Si fa presto da mutati a... Ma secondo me Gamba è un tipo da mancinismo. No, Gamba è chiaramente mancino. È il più destrimane. Cioè... Ma mi sentite ora? Sì. Più o meno. Pulito. No, pulito no, però. No, si sentono dei disturbi di merda. Le scureggine. No. Sì. Ma c'è il cellulare vicino lì? Può no, essere... non è cellulare, è roba di cavo che se ne è andato in merda. Cavo di merda, Dio signore. No, adesso si sente bene. Quando si muove... Vabbè. No, ragazzi, considerate che ho messo la nuova opzione di StreamYard. Riduci microfono... si è staccato proprio adesso. L'ha ridotto. Dicevo, adesso l'opzione di streaming riduci i rumori, se la tolgo provo a parlare. Adesso prova, rimetto, prova, 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 si sente benissimo. Si sente benissimo. Eh sì, perché ha staccato e ha riattaccato, non ha fatto niente. Attacca. Allora scusa Gamba, come stai, tutto bene? Ti hanno cercato il bruciore infatti sul petto per il nuovo tatuaggio? Sì, perfetto. Ti sei tatuato? Che basta. La croce uncinata. Un cuore anatomico di spaghetti.
Bello. Un cuore anatomico di spaghetti qui sul petto. Praticamente ha preso un disegno di un cuore vero e ci hanno fatto il disegno degli spaghetti sopra che lo avvolge. Sì, io l'ho visto in anteprima. Okay. Ragazzi, per chi si abbonerà a Twitch Free Playing, se raggiungiamo i 5.000 abbonati, Gamba farà vedere il suo cuore anatomico, il suo vero cuore anatomico, come Iron Man. Anatomic. No, per adesso, da quando me l'hanno spezzato, stavo ascoltando la recensione di Fabio, l'ho interrotta sul più bello, capito? Con i tuoi disturbi audio, proprio. Adesso ci dobbiamo lasciare come Sabago e Fenrir, facciamo non c'è altro. Ma è un tradimento emozionale di Fabio questo. Sì, non lo saprete mai. Allora, io volevo esprimermi su questa questione, che ognuno so cazzi loro, quindi. Beh, oddio, però moglie e marito, hanno fatto in modo che diventassero cazzi di chiunque. Poi sono d'accordo con te. Bro. Hanno fatto 10.000 video solo su questa cosa, appunto, qua, praticamente, cioè, l'uno e l'altro. E poi, hanno fatto Sabacchio solo video, ne ha fatto altro. No, l'hanno invitato al Cerbero, c'è roba assurda. E poi Sabacchio ha detto una cosa del tipo: ma il primo video che ho fatto ho tolto la monetizzazione. Porca puttana, non dovevi proprio metterci alla monetizzazione. No, non dovevi proprio fare. Quello è il problema. No, a me ha ucciso che ha fatto il primo video. Dice: cazzo, non ho messo la frase importante che avrebbe cambiato le sorti di YouTube Italia. Ha rimesso il video e non è cambiato assolutamente un cazzo. Qual era la frase importante? Ma era stato emotivamente fedifrago. Sì. Esatto, che il suo tradimento era. Sì, no, vabbè, dai, hanno immaginato di tradirla con qualcun altro. Se sono io, cioè, mettetevi nei loro panni. Ci sta che quando magari ti lasci, c'hai un po' di sconvolgimento emotivo e fai qualche cazzata. Sì, ma non ne parli online. No, ascolta, Bruno, si sono lasciati mesi fa. Così. Non avevano niente di cui parlare, sono tirati su click. Te l'ho detto, anche il solo fatto di parlarne noi. Beh, adesso, questo sei tu che ne parli. Loro. Sei tu che parti prevenuto. Ma infatti io... prevenuto, sto, l'hanno sto detto. Sto dicendo che sono cazzi loro. Ovvio che sono cazzi loro. Io che speravo che rimanessero tali. Io speravo che rimanessero tali, che si facessero i cazzi loro. E infatti. Possiamo comprendere... C'è un problema, Vigio, è che Ferri appare sempre nei video di Sabaku. Se a un certo punto scompare, lo dici, i fan di Sabaku hanno un problema. È che non bastava scrivere due righe su Telegram, su Instagram. Ma te l'ho detto, sì, cioè, Ilari e tutti, non c'era bisogno dei video. Non hanno fatto tutta sta manfrina, e diciamo che sono personaggi un po' più pubblici di questi due che fanno ma ognuno male. Reagisce a modo suo, c'è chi non dice niente, c'è Bruno chi... non è una cosa fatta di impulso, che io posso capire di impulso, guarda, io giustifico tutto di impulso, sono passati mesi, questa è roba omicidio, esatto, cioè dici però è oggetto di impulso due mesi fa. No, non è, cioè, nel senso, non è che, cioè, è come le mezzi di omicidio premeditato, è un aggravante. Sì, però che puoi sapere tu, ma anche se fosse stato, come dici tu, che è tutto premeditato per fare ascolti, non è Mira del deserto, non credo. Che è premeditato per fare ascolti, eccetera, eccetera. Cioè, Ma io sono il primo a fare cagate di impulso, eccetera, ma ripeto, non è questo il caso, ti sto dicendo. Perché essendo una cosa successa mesi fa, e per come è stata gestita la cosa... È il classico modo per raccattare click, parlarne, eccetera. È quello che stiamo facendo in questo istante. È esattamente quello che però, voleva. Però avete interrotto la recensione di... Esatto. Recensione oggettiva di Fabio. Esatto. Cioè, per me io non escludo niente. Io non escludo niente, però sta cosa proprio di aver fatto che stai facendo quella? È Gamba che sta ruzzando. Dicevo che io non escludo niente, però sta cosa di pensare che addirittura sia un modo per raccimolare visualizzazioni mi sembra veramente... No, è assolutamente logico come pensiero, considerando quello che... Sabaku non è assolutamente uno... Guarda, se non stessimo parlando di Sabaku, anche lì ti darei ragione, assolutamente, ma visto che vive di quello, è
letteralmente la sua professione. Sì, cioè, nel senso, è sì, ma non è mai stato, non è mai stato uno che, cioè, nella sua storia è un attention whore lui. Nella sua storia non ha mai fatto queste uscite, queste sparate, cioè, se mi dicevi il Cerbero, l'ennesimo scandalo del Cerbero. È andato al Cerbero pure a parlare. No, non è andato. No, non è andato. No, ne hanno parlato al Cerbero. Sì, ne hanno parlato loro tre. Ecco. I maestri del crimine. Esatto. Sì. No, dicevo, se fosse stata una roba di... però lui non ha mai fatto robe clickbait, quindi non... Insomma. Non mi... Ma se sto preparando il nuovo corso... Della, il 4.0 della recensione, poi vai a vedere, c'è lui che parla per due ore guardando un menu. Dai, stai difendendo. Vabbè, c'è troppo astio, troppo veleno. Sì, Stefano, tu sei troppo invidioso. Questa è la verità. Cioè, guarda, di la verità. Davvero, non so cosa invidiare. No, sto dicendo, sai perché sei invidioso? Perché sei mancino. Capricciante. Bravo. Sei invidioso perché sei mancino. Esatto. Perché lo devi insultare sull'aspetto, cioè che cosa ha fatto? Ho detto tutte e due le cose, ho detto io non sono invidioso, ti assicuro di nulla nel suo caso. Non, come dire, te l'ho detto, per me fa un lavoro di merda. Beh, Stefano, ma prendila anche un po' più con serenità, non è che ti stiamo dicendo Ma se stessi parlando di una persona simpatica, ti darei ragione. Cioè, uno va bene, dai. Chi è che ha iniziato a parlare di Sabaku? Che è tutta colpa sua. Ma avete fatto agitare Stefano? Quindi no, io volevo chiedere a Gamba se è mancino oppure no. Sì, sono mancino. Non sono è possibile, ragazzi. Hai visto che mancino? Allora, siamo 6 persone con 3 mancini. Scusa. Ma chi è il terzo? Nero. Non te lo diremo mai. Io, chi è il terzo? Nero è... La porta toscana, la pista sarda e il tizio diversamente bianco. Giustamente diversamente bianco. Troppo. Ragazzi, vabbè. Qui ormai abbiamo percentuale altissima. Incredibile, questa cosa. Sì, è visto che siamo dappertutto. Sono intorno a noi. Se io vi dico che ho 4 amici, in real life ho 4 amici e tutti e 4 siamo mancini. Già non ci crediamo in real life, ho 4 amici, figurate se sono pure mancini. Sono tutti mancini. Chi ha così tanti amici nella vita reale, no? Ma esatto. Ma vivi. Comunque, a Sabaku ritorneremo prima o dopo. Vivi. per ora, ok. Dice Doctor, vabbè, che se non sbaglio anche Sabaku è mancino, quindi tutto torna. Però dai, continuiamo con Fabio, perché io voglio sapere questo cagnolino simpatico che conquista il cuore con solo due gambe. Dai, parlacene, Fabio. Allora, ragazzi, se Sabaku che si lascia con Ferrir è la presa a male, sappiate che Pikmin 4 è il gioco della presa bene. Quindi, come dicevo, è questo gioco in cui tu comandi un esercito di esserini colorati, ognuno ha le sue capacità, tipo il rosso resiste al fuoco, il blu va sott'acqua, quello di pietra distrugge i muri, bla bla bla, e essenzialmente il gioco si fonda su una meccanica che è quella che ho scritto su Panino stasera, tra l'altro, piccola marchettina, che hanno utilizzato nel marketing del gioco, che si chiama Dandori, che Miyamoto stesso ha spiegato come la soddisfazione nell'organizzare con efficienza i compiti dei Pikmin nel gioco. E il gioco essenzialmente è questo, cioè ti lasciano esplorare queste aree molto vaste, fortunatamente, a differenza dei primi due capitoli, non hai più i limiti di tempo. Il secondo non ha limiti di tempo, però. È solo il primo che ha quella roba lì dell'arcade. Il secondo c'ha un gameplay un po' più rigido rispetto al 3, un po'. Okay. No, qua non hai nessun limite di tempo, ovviamente hai la giornata che inizia e finisce, però puoi esplorare quante volte vuoi il livello. E nell'esplorazione del livello ti tocca appunto un po' organizzare in modo efficiente i task dei vari Pikmin, un po' sfruttare le loro caratteristiche per affrontare i nemici, prendere degli oggetti, dei tesori che poi sono sempre dei manufatti umani che possono essere, che ne so, dei dolci o le paperelle della maschera da bagno o dei reperti Nintendo, quindi magari il Game Boy Advance o i dischi del GameCube, eccetera, eccetera.
e riportarli alla base. Il gioco in sé è molto semplice, non c'ha picchi di difficoltà, perlomeno nella prima parte. Poi so che dopo i titoli di coda ti sblocca una parte, diciamo, più complessa. E le difficoltà un po' arrivano solo negli scontri uno contro uno, se vogliamo, contro il boss del livello, che ti sfida o alle sfide d'Andori o alle sfide di punteggio uno contro uno, dove tu hai effettivamente un tempo e devi cercare di fare più punti possibili. Però essenzialmente il mood del gioco, come dicevo, è presa benissimo, quindi musiche, stracolorato, tutto super carino, texture molto carine, veste su Switch, questi oggetti giganti che ti mettono allegria perché sono fragole giganti, pesche giganti, sono molto viene molto proprio lì. Voglia di mangiarle, guarda, sì, alcuni vero, frutti so. Che mangio. Secondo me, Fabio, tu c'hai il ventilatore puntato sul microfono, tipo? Sì. Ah. Allora aspetta che l'abbasso. No, non basta che lo punti... no, infatti. Ok, e che volevo dire? Ah sì, la grande novità del quarto è che hanno inserito la meccanica di questo cane, Ochin, che è quello che vedete nella copertina, bellissimo, che ti permette di spostarti più in fretta, di portare tutti i Pikmin in groppa, quindi non c'è più lo stuolo d'esercito che ti segue e si perde. È un'idea geniale, Fabio, questa roba sì, qua sì, è geniale. È vero. Ti cambia veramente molto il... Soprattutto se hai giocato il 2 e il 3 e il 3. Come hanno fatto a non pensarci prima a fare una roba del genere così bene? Anche e poi solo anche... vedendo i video si capisce sì, proprio... e poi anche tra l'altro dividerti, cioè puoi mandare il cane a fare una... puoi comandare proprio tu il cane come fosse un personaggio che fa una cosa e il personaggetto tuo ne fa un'altra. E niente, che vi devo dire, è veramente il gioco della presa bene, quindi se siete stressati che incavolati come Stefano quando ha saputo di Sabaku c'è un sacco di astio. Io so, sono incavolato perché si è lasciato quello. Io sono incassato. Io invece credo di sapere perché. Perché gli ha rubato capito. La No. Sai perché? Perché a parte che mi dissocio completamente tutti i commenti, quello è buono, quello non è buono, quello sono ragazzi, quindi non ti tocca neanche con un fiore. Seconda cosa. Perché, secondo me è perché c'è il. No? Secondo me è perché c'è Lisi che è fan di Sabaku e Stefano è un po' geloso di Lisi. Sai che non ci siamo ancora radicalizzato. Ogni volta che Lisi parla di Sabaku arriva Stefano. Perché allora no, Lisi lo fa apposta, l'ha fatto davanti a me, ha detto adesso triggeriamo un po' e ha messo roba di Sabaku. Lo so che lo fa apposta, quindi io mi incazzo con Lisi. Perché ma lo fa anche con me privatamente, che mi manda i video dei leak. Ma smetti di rompere i coglioni con quel mentecatto, lasciaci in pace. Esatto. Però qua il discorso è tra te e Lisi, non tra te e Sabaku. No, tra me e Sabaku c'è stato un breve discorso, poi lui mi ha bloccato. Quindi, ah, ci hai anche parlato? Sì. Col maestro. Gli ho chiesto perché scriveva come un ritardato. E lui mi ha bravo. Da qualche parte ridissocio proprio da me. Io mi associo anch'io. Gli ho detto tipo come cazzo scrivi? Ho detto ma che ti sembra in modo ma sei io. Ma poi dall'alto di la cosa lì di Kenshiro scritto ma io non so nessuno. Dovremmo mandargli a Sabaku. Non mica vado in giro a fare come se fosse arrivato sto cazzo, capito? Sai perché scrive male? Perché è l'anima di sto cazzo. Vedi, perché lui è come Miyazaki, che usa un italiano arcaico, capito? Perché il giapponese è complesso e quindi lui usa un italiano complesso per non dire un cazzo in questo caso, però. Vabbè. Quanto a te? Ma sì, ma quello che voglio dire, ragazzi, ma pure secondo me Sabaku scrive in un modo che mi sembra il professorino di provincia che si vuole dare un tono, però poi dire semplicemente mi scrive in un modo che mi piace, non c'è bisogno di dire, ma dai, sto il problema è che non è un professorino. Deve andare a fare in culo. Ha traviato le menti dei giovani italiani, cioè, secondo me bisogna sempre mantenersi un po'
Mantenere, ma il problema è che lui è solo 40, capisci? È quello il problema. Gli hanno fatto l'offesa sui capelli e lui di tutta rificca ha fatto presto non lo direte più perché si fa fallo con i vostri soldi. Vi faccio il trapianto, ma vaffanculo, che cazzo di sposta? Ma c'hai 16 anni? Boh, io non lo so. Io spero che se li faccia come per me fa bene. Per me fa bene alla faccia di chi gli ha insultato a farsi i capelli. Cazzo vuoi? Farsi i capelli. Lo faccio anche adesso, faccio un crestone così. Se c'ha i denti, se sta meglio con se stesso. Che gamba, cioè, si fa la permanente. Perché dovete stare sempre a giudicare che cazzo fa quel? Perché poi, cioè, a me, onestamente, se fosse una persona... È un personaggio pubblico, è giusto anche che venga criticato, ecco, per le sue mancanze, che sono mancanze, proprio si vedono, proprio sono incredibili, capisci? Cioè, sì, sono non è mica Fabrizio Corona che fa il coglione in giro. Allora, no, questo problema, non c'è dubbio. Il problema è che lui si pone come una persona che ha in mano la verità, e chi lo segue, che probabilmente non è un pubblico particolarmente poi sai che cosa, Nero, che secondo conosce, me quindi... secondo me chi critica, chi disprezza compra. Quindi, ma no, io non compro, quindi uno compro più c'è il dente avvelenato, più significa che sotto vabbè, ma certo, è ovvio che c'è dell'invidia, ma per cui se vuoi essere è un sentimento positivo, Bruno, è un sentimento che ti porta superiore a migliorare. Sei tu che la stai prendendo male. Ma secondo me no, perché alla fine se tu ti sfoghi con l'altro e dici quello è un coglione, quello è uno scemo, non capisci un cazzo. Ma se tu sei un personaggio pubblico, devi imparare a prendere queste critiche e lasciarle andare, cioè non devi prendere niente sul personale, tutto lì. Ma guarda, secondo me sta a lui poi decidere che cosa deve fare come personaggio o non personaggio, cioè non è che devi dirgli tu devi fare così, devi fare colà. Secondo me, ma uno si deve aspettare anche critiche caustiche, cioè, come quando... Si comporta in maniera pubblica. Quando buttarono il cornetto a Ciccio Gamer, però un personaggio pubblico allora devi accettare, deve fare. Certo. Ha fatto bene a incazzarsi, perché comunque hanno fatto una cosa anche brutta, c'è antipatica. Che in confronto a quella dei vostri padri è una proboscide delle fare. L'appoggio sulla spalla ti fa... Ah sì? È uscita sta cosa di Ciccio Gamer? No, disse lui in quel video famoso in cui piangeva, disse... ma la facesse vedere allora, dimostrasse l'oggettività della sua dotazione, ecco, capito? Sono il capitano dei paguri. Cazzo, figurati. Vabbè, secondo me comunque, cioè, siete troppo caustici, con la scusa che ci hanno saturato un personaggio vi hanno saturato i coglioni, perché comunque, ma perché anzi, non poi su questa cosa Stefano è il primo che dice io non li vedo perché voi li vedete, perché anche solo vedere la thumbnail a me mi manda giù di testa, ma la thumbnail, ragazzi, se vuoi la puoi eliminare da YouTube, la puoi, anche se gli dico nascondi o gli dico cancella dall'iscrizione YouTube, di nuovo me li fa rivedere dopo un tot di tempo, capito? Quello è il problema, anche se gli dici nascondi, comunque YouTube, tu hai cliccato su quella cosa lì, pensa che vuoi rivederlo magari tra una settimana. Comunque, secondo me, non esprime niente, Sabahu. Esatto, è il vuoto pneumatico. Lui è bravo in un capito, gioco, ma che il problema che problema è? Cioè, puoi anche non vederlo, non seguirlo, il discorso è che e allora perché ti fai incazzare così tanto se non lo segui, non lo vedi? Cioè, che cosa fa di... Non è che sta andando in giro ad ammazzare le persone, dice bisogna fermarlo. Anzi, magari qualcuno ha imparato pure qualcosa, perché alla fine, per quanto sia povero di mezzi, se devo scegliere tra lui e tanti altri che invece fanno le robe molto più becere
è molto più terra terra, molto meglio c'è più onestà nel mettersi mettersi dentro una cosa in fase di Covid e lui si sta ancora aspettando allora, poi quest'altro che va a fare i conti in tasca alla gente proprio veramente scusami allora, ma io poi non mi riferivo a quello mi riferivo a povertà di mezzi a livello intellettuale che non è che faccio chissà che sei scemo. Oddio, il discorso non sto dicendo che è scemo, sto dicendo povertà di mezzi per dire un'altra roba. Ma questi due tu vai là proprio come la commare che dicevo, hai visto quello quanto guadagno? Quello dice che il Covid ha fatto 20.000 euro col Covid e quello ancora nessuno lo dice niente. E quello ha fatto 20.000 euro e quello non capisce niente e parla. E poi comunque, non capisce. Ragazzi, cioè, veramente le commari del paese che parlano, hai visto quello, hai visto quello. Cioè, che cazzo, magari un po' di dignità, porca ma puttana. Posso dire una cosa? Un po' di dignità apposta per triggerare tutto. Bello Pikmin, però. Sì, è bellissimo, soprattutto quando non c'è. Ma comunque volevo dire un'ultima cosa per chiudere sto discorso, visto che sta il piano di Francesco Lisi ha funzionato, ci ha radicalizzato tutti all'interno di Retrocast e Free Playing contro Sabaku, quindi l'unico vero responsabile è Lisi. Quindi sì, al massimo è stata la base su Apple. Esatto, ci ha radicalizzato a me e a Stefano ci ha proprio radicalizzato contro è che hanno rotto il cazzo sti youtuber di merda di rompere i coglioni con la loro vita privata quando bastava fare storia o un video di un minuto messi assieme, no? Uno fa un video di 2 minuti e mezzo che è lì tutto tronfio e fa oh ragazzi ho finito la mia relazione e a breve vi farò vedere la mia nuova fregna e l'altro arriva che piange, che è depressa, che è andata dallo psicologo psichiatra, quello che è, e mi ha tradito mentalmente. Cazzo, si sono messi d'accordo per creare più hype su una cazzata per guadagnarci di più. Sono ma forse per caricare un po' di più il canale di lei anche, magari. Ma certo, ma per forza, perché lei ci campa, ragazzi. Lei ci lavora grazie a Sabaku e ci lavorerà tuttora. E ci lavorerà lei, purtroppo è legata a una persona che non gliene frega un cazzo di lei, giustamente. Giustamente, è finita la relazione. E lei, non avendo talento, deve campare su quello che fa Sabaku. È così, punto, perché lo dimostra questo, lo dimostra fatti, che se no, se io ero Ferri, sto cazzo che devo stare dietro a Sabaku. Ciao e arrivederci, andrò a fare altro, andrò a raccattare le mele fuori a Meleti qui in Toscana. Beh, vabbè, ma comunque ho capito, una Twitcher comunque ce la fa. Ma Twitcher, ragazzi, ma Ferri se ne è resa conto tardi che è la copia di Sabaku, dai, ma stiamo sinceri, vabbè, per favore, cioè, perché sennò qui siamo tutti quanti a... Cioè, è una che veramente parlava di politica, di borsa, cioè, quando uscì Callisto Protocol, che avete visto? Callisto Protocol è andato male perché la borsa è calata, tutte le borse calano quando i prodotti escono, risalgono dopo. Cioè, è il ragionamento da economista. Cioè, mi fanno incazzare perché non c'è onestà intellettuale, punto. Si torna sempre lì, Fossetti, Sabaku, dissociatevi tutti. Cazzo, questa gente non ha onestà intellettuale, prende per il culo. Sì, ma Gamba, ma tu li segui tutti per filo e per segno? Ma seguo, non li seguo, io non seguo più nessuno. Io non li seguo, non so tutte queste cose. Esatto. Il caffè al veleno, tra parentesi. Perché c'è il personaggio che gusta il caffè. Col veleno, abbiamo parlato all'inizio. Perfetto, cioè. Basta, la fagiolata se ne vanno queste teste di cazzo. Ma ci basta, lo devi dire a te stesso che sei tutti i cazzi e mazzi anche persone. Cioè, sei tutti i cazzi e mazzi perché devi a cercare tu. Esatto. Hai visto quello? Sono andato a vedere l'estratto conto di Sabaku, hai visto? Cioè, sei tu che sei andato a cercare l'estratto conto di Sabaku, non è che... Del culo. Allora vedi che sei un cazzo di rosicone e lo ammetti e lo fai vedere. Cioè, ma uno... Invece dignità devi dire basta, lo metti in ignora lui, quelli che parlano di lui, quelli che dicono di lui, e poi non ne parli certo, più, non che stai là a dire... Ma io lo ammetto, perché dovrei dire non sono rosicone? Ha guadagnato 20.000 euro al mese per un anno e mezzo, ma di che si sta parlando? Cioè, è uno che ha la terza elementare nel parlare e nello spiegare le cose, ma che cazzo devo dire? Da, su, poi vabbè, ti ho detto più cattivo, da, basta. Insomma, viva Sabaku, ritorneremo prima o dopo. Bravo. Basta, basta. Bello Pikmin 4. Che... Comunque noi ci andavamo solo a far merenda. Esatto, sì, esatto. No, ragazzi, bisogna... tutto il tempo a Fabio. Bisogna mettere... se una cosa vi riduce al punto che vi state là a perdere tempo a vedere quello quanto guadagna,
la fidanzata che ha fatto, quello che ha detto. Vedi, è arrivato il gamba e subito si è parlato dopo, del coso, del gossip. Dopo un po', no, ma il gossip, ripeto, ci sta, però deve essere gossip di divertimento, non gossip che devi dire. Ma no, il problema è che il gossip arriva sempre quello, in quella direzione a un certo punto. Ho visto quell'altro, cioè, perché significa che veramente hai passato ore della tua vita a studiarti che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, te lo mettono davanti anche senza cercarlo. Comunque, certo. Se tu entri in un, cioè, sei in un gruppo di Telegram, sta roba qui, cioè, io non ho assolutamente visto tutti i video, so esattamente cosa c'è. Stefano, ma c'è puoi fare, e io non me li sono guardati. Stefano, capisco quello che dici, però a un certo punto uno comincia, quello non lo leggo, quello non lo apro, quello non... oppure lo fai però con una, cioè, più sereno. Non l'ho fatto. Si arriva al punto che veramente ti girano i nervi a vedere una persona, significa che comunque ti stai perdendo la serenità per delle robe che alla fine non... quello ormai è tanto. Capito, però... è assurdo perdere la serenità perché quella ha detto, quella ha fatto, perché poi se veramente credete, io ripeto, secondo me lui non è così clickbait rispetto a tanti altri, anzi. Però se veramente credete che lui sia clickbait, il momento in cui perdete la serenità è però il manipola il suo come pubblico, quando, come quando Salvini fa il tweet stronzo, che ovviamente è un tweet che lui lo sa che sta dicendo la stronzata e tutti lo riprendono, quello è il momento in cui lui ha vinto. E quindi se veramente credete che lui sia sto genio del male che ha fatto tutta sta macchinazione, nel momento in cui magari vi interessate e fate la battuta e ci scherzate sopra, perché quello è una cosa che vi arricchisce, perché state bene, scherzate, vi fate una risata, è bello. Però nel momento in cui vi viene la rogna perché ha fatto il video, allora in quel momento cioè, è un danno che fate a voi stessi. E il mio abbiamo perso noi, ha perso lo sport. Cioè, no, ma io personalmente ci sono persone che comunque mi facevano questo effetto e le ho tutte, magari ogni tanto quando ho voglia proprio di farmi la scampagnata nella merda, mi vado a vedere che cosa scrivono sul profilo Facebook, su Twitter. Ma non te lo trovi eccetera. Di fronte mentre stai su YouTube, anche se non l'hai cercato, è quello il problema. Ma no, guarda, uno per esempio è Boldrin, che vabbè. È nota che io non sto a dire che Boldrin c'è il naso storto, gli cadono le guance. Anche lui innanti. Deve usare il coso, come si dice, deve usare una mano giusta soffiarsi il naso. Sì, anche lui è a mano sinistra. Esatto. Io la uso, adesso me lo soffierò con la sinistra. Infatti. La mano e giusta. Soffiare è una metafora, e anche naso è una metafora. A un certo punto, comunque, a un certo punto, nonostante che certe cose che scriveva, che diceva, mi interessassero, mi piacessero, quando ho visto che era più il tempo che passavo a incazzarmi quando lo sentivo che non il resto, ignora qui, ignora là, e blocca qui, blocca là. Ogni tanto, magari, per qualche cosa... Perché mi posso incazzare? Mi piace incazzarmi. Cioè, è bello incazzarsi. Ti sfoghi, ti arrabbi. Certo. Che cosa ti rimane? Perché poi alla fine magari piace a te, però a quelli che stanno vicino a te non piace. Hai tirato fuori il veleno, Bruno, però tu per stare così, per sfogarti di chissà che cosa, devi stare a far incazzare anche quelli che stanno vicino a te, insomma, non è proprio il massimo. I livelli spero di no. Per chi ti sta vicino. Però vabbè, scusate, cioè io quel no, ma per carità, ognuno c'ha i suoi hobby, ci sono quelli che se non si incazzano per qualcosa non sono contenti, purtroppo, però vabbè, questa era la mia morale, quindi fatene tesoro prezioso e spero che vi servirà per rinfoltire la vostra lista di pulizia contatti. Vabbè, Gamba, tu che cosa c'hai di cui parlarci? I nostri capelli. Sì. Anche sì. L'impianto nuovo di capelli. Allora, in verità io sto giocando un po' troppo,
un po' poco in questo periodo, perché mi sto, sarà la fase post Final Fantasy XVI che mi ha un po' abbuffato la wallera. Così bello. Poi l'estate, insomma, il fatto che sto poco in casa. Però ho guardato un filmino carino, posso consigliare un filmino carino, che ho visto su Netflix, che si chiama Hanno clonato Tyrone. Ah, ho visto il trailer. Ho visto anche Shin Kamen Rider, però, insomma, stavo un po' a delusione. Minchia, quello mi devo vedere, mi sono dimenticato. Siccome mi ha rotto il cazzo, purtroppo. Io ho visto l'inizio di Shin Kamen Rider, non mi ha lasciato... No, ma tutto il allora, ha la fotografia sempre pazzesca anche Shin Kamen Rider, però sì. Di anno, scusa, però non è che io mi aspettassi Shin Godzilla, ovviamente, ma non mi aspettavo neanche un qualcosa che, se non hai un minimo di conoscenza della cosa, cioè è semplicemente un episodio lungo di 2 ore. Certo. Però comunque guardatelo, sta su Prime, Shin Kamen, si chiama, però in occidente l'hanno chiamato Shin Masked Rider, non, Masked non si sa il perché, ma Vabbè, perché il vecchio no, Masked Rider era sì, perché lo era quando era arrivato in Italia, l'avevano chiamato Masked Rider, mi pare. Ma l'hanno chiamato mai Masked Rider da noi, è mai arrivato Masked Kamen Rider da noi. Sì. Sei giovane, sì, ma scattante. Allora, facciamo il consiglio, magari un paio di filmini su Netflix proprio veloci, senza scegliere dettagli, che so si spoiler. Allora, uno d'animazione che è Nimona, non so se ne ha quello deve parlato. Essere molto bello, scusa, Teron hanno parlato Teron, T-Y-R-O-N, Teron. E l'altro è Nimona, sempre su Netflix, quindi non è che Nimona. Allora, partiamo dal film di animazione. Film di Annapurna, quelli del Misho Mao. Di Stray, insomma, che non è più un'esclusiva, tra parentesi. Non è più esclusiva, quindi non ci piace più, onestamente. È tratto da una graphic novel, se non mi ricordo male, penso l'abbiano abbondantemente elaborata, perché ho visto che comunque non segue molto la graphic novel, quindi bene, mi piace. È un film pazzesco, perché? Perché è un film di animazione che praticamente narra di questa civiltà che si è evoluta, una specie di civiltà medieval sci-fi, una cosa del genere, ovvero c'è questa eroina che ha sconfitto questa entità malvagia e la sua progenie, tutti i suoi figli, nipoti, pronipoti, quello che è, devono praticamente, solo loro possono diventare guerrieri. Scusa, gamba, qua vedo su Wikipedia che questo film fa parte del portale LGBT. Ma sa, non mi ricordo perché onestamente non mi ricordo se c'era un... sì, è vero, perché lei, il protagonista è gay. Sì, è vero. Non so il dato. I due uomini sono gay, se non mi sbaglio. Sì, ma il protagonista, i protagonisti. Allora, ok. C'è questa civiltà che solo i figli e i nipoti e i pronipoti di questa eroina possono diventare effettivamente cavalieri di questa entità, perché loro praticamente diventano una specie di forza dell'ordine di questa città, che è completamente come l'attacco dei giganti, cioè delle enormi mura, e sono completamente isolate dall'esterno. Cosa succede? Succede veramente che il protagonista, che ora chi ci ascolta da casa non può vedere, comunque un protagonista viene eletto come cavaliere, anche se nonostante non ha è preso dal popolo, cioè è uno che non dovrebbe essere lì, però ha preso tutto quanto gli hanno insegnato a combattere, gli hanno insegnato tutto il valore di questa conclave. E cosa succede? Succede praticamente il giorno in cui lui viene investito di questo, con questo nome, con questo titolo di cavaliere, appunto, dalla sua arma parte un raggio laser e uccide l'imperatrice, quindi lui diviene ricercato. E quando viene ricercato entra in contatto con questa Nimona, che è una specie di polimorfo, cioè lei si trasforma in qualsiasi cosa lei voglia. E il film è incredibile, perché appunto ha, secondo me, una cosa molto intelligente, cioè ogni 10 minuti cambia le tue certezze. Cioè te stai andando in una direzione, sei convinto di poter anticipare il film fa di tutto per mandarti nella direzione opposta. E lo fa esattamente fino alla, forse agli ultimi 15 minuti dei film. Poi quando vedi un po' le cose come stanno andando, ok. Ma è geniale, ha una direzione artistica pazzesca, è bellissimo, dura un'ora e 40, musiche pazzesche, battute divertentissime, è adatto per
piccoli, grandi, insomma, per tutti. Ed è a me è piaciuto veramente, 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 veramente tanto. Quindi Gamba, io ho visto il trailer, sembra leggermente arcane, o sbaglio? C'è qualcosa in verità no. Non, cioè, non ha quello stile no? Arcane, stile Dishonored, stile Arcane di Riot. No, qualcosa, non lo so, la grafica, qualcosa di un 3D un po' strano, un po'... Non però lo so, È animato da Dio, Cioè è animato veramente da Dio, è molto bello secondo me. Secondo me è uno dei prodotti che mi sono detto, ma mi sembra strano essere di Netflix, infatti è Annapurna pubblicato su Netflix. E questo è il primo film. Secondo me dovete guardarvelo, perché questo è veramente uno dei motivi per cui dovete avere l'abbonamento, oppure se siete un po' piratini, cercatevelo bene e ve lo troverete. Film incredibile, bello, bello, bello. E il secondo film è Hanno clonato Tyrone, sempre su Netflix. È un film che io pensavo fosse un po' quelle cazzatone che fanno girare un po' così per riempire un po' il catalogo. E vabbè, dai, guardiamolo, ci sono... tre attori neri, io sono un po' in fissa con tutta la black culture in questo periodo, dopo Atlanta, e la serie TV su Disney Plus, che anche quella bisognerebbe parlarne una volta. E Hanno clonato Tyrone è figa, perché? Perché parte molto easy, cioè sembra una di quei gangster movie un po' da ghetto, no? Dove questa popolazione nera che cerca sempre un po' di... arrivare sempre al giorno successivo, cercare sempre di... sono tutti spacciatori, il protagonista, uno dei tre protagonisti è il capo di una gang che entra in contatto con... Mi sbaglio, con è tipo quello di... È John Boyega, se non mi ricordo male. È quello di Guerre Stellari. Sì, c'è John Boyega, Jamie Foxx, c'è un'altra attrice che non mi ricordo il nome, c'è Kiefer Sutherland, l'attore quello, il Venom V24. Snake. Sì, quello di V24, sì. Ed è bellissimo perché, tanto per raccontare leggermente l'incipit, bellissimo, insomma, è caruccio, insomma si difende bene. Questo capo di questa gang a un certo punto... In due secondi è passato da stupendo, bellissimo. No, nel senso è carino. È buono, buono distinto, ottimo. No, vabbè, io faccio prendere dall'entusiasmo, però comunque questo secondo me è un buon film. Non è a livelli di Nimona, però è un film che con poco... racconta tanto, e non voglio dire ovviamente qual è il colpo di scena, perché sennò perde, però diciamo che il film parla un po' di controllo del bianco sul nero, e poi lo scoprirete guardando il film. Il film praticamente è questo capo di una gang che una sera fa il passo più lungo della gamba perché vuole farsi rispettare, a un certo punto si piglia tre pistolettate nel petto e il giorno dopo si sveglia ed è tranquillo, così non c'ha nulla, assolutamente niente. Si rende conto che effettivamente la sera prima è morto, però lui è lì, e quindi dice, com'è possibile? E infatti tutti quanti lo considerano una specie di Frankenstein, dice, te sei il demonio, te che cazzo è successo? E cercano di indagare su cosa sia effettivamente successo la sera prima. E appunto, anche questo, sembrava un film, un po' di ripiego, un po' da catalogo, e invece è un film che secondo me... proprio sulla parte più avanzata del film colpisce tanto, perché comunque è uno di quei film di denuncia sul fatto che i bianchi veramente hanno tenuto il nero sotto di loro per comodo, l'hanno tenuto povero, impoverito, stupido, e secondo me è un film che ce la fa molto bene a raccontarla, questo messaggio qua. John Boyega secondo me è bravissimo in questa parte, Jamie Foxx fa un po' il fricchettone, piace, va benissimo. Purtroppo l'attrice non mi ricordo chi è, lo dico subito, è Teyonah Ferris, Yo-Yo nel film. Insomma, io essendo entrato nella fotta della black culture mi guardo un po' questi film, e secondo me questo è anche un bel film molto divertente, che poi scoprono tipo che c'è una polvere che mettono nel pollo che gli fa ridere, scoprono che c'è della roba, delle musiche, loro prendono gli ordini, vengono praticamente ipnotizzati, cioè è un film matto un po' tarantiniano, un po' pulp, secondo me questo è un buon riempitivo per una sera. E poi, no, nulla, è che può consiglio qualcos'altro, non lo so, dimmi voi. Scusate, ma Fabio non è mai finito di parlare di Pikmin. Molto bello, molto bello. No, 10 su 10? No? A posto, ho finito così. Ma come? Non lo saprete mai. Esatto. Non ho mai finito di parlare di Pikmin.
No, non via. So, finito, ed è tutta colpa di Sabaku che non ha mai finito di parlare. Al solito, ragazzi. Cosa state facendo? Non va bene. Io vengo fregato. Gamba, scusa, tu hai detto che ti stai appassionando della Black culture. Yes. E... ma li hai visti i classici tipo Fai la cosa giusta di Spike Lee? No, dovevo recuperarli. Spike Lee, vabbè, Spike Lee, ho visto tutti i film suoi. Vai a vederti Fai la cosa giusta, Do the Right Things, quello è bellissimo. Di Spike Lee ho visto Black Klansman, che mi era piaciuto veramente un sacco. Ma quello è troppo moderno, vai su quelli, vai su, su quelli dei primi anni 90 suoi. Ok. Gamba, vabbè. Devi cominciare con Radici, secondo me. Davvero? Ti guardi allora? Ho visto White Man Can't Jump. Poi ti guardi il remake no, che è terribile. No. American History X. Guardo. Vabbè, ma quello è quello ci sta. Aspetta, poi c'era quell'altro Too High, quelli film sfattoni con neri che fumano. Too High, bellissimo. Mamma mia, Stefano, cosa hai tirato fuori? Aspetta, poi c'era, com'è che si chiamava? Boys in the Hood, Marlene, Straight Outta Compton, quello è veramente figo. Quello è della storia romanzata. Sì, una storia vera di NWO. Poi il colore viola, se non l'ha mai visto. Sì, esatto, una cosa. Oh, è un film di Spielberg, sì, però parla del problema. Che non sono i neri, il problema della schiavitù, non sono i neri ovviamente. Ah no, scusa, ho capito anch'io. Stavo per dire, sì, è un problema. No, perché non si è capito bene da come l'ho detto. Prima. Da come l'hai detto tu, diciamo, parla del problema nero. vabbè, era più divertente al contrario. Sì. E, aspetta, se mi viene in mente qualcosa te lo dico. Io ogni santo mi guardavo film di stupidi... non dico il resto. Ti devi vedere The Wire, se vuoi vederti bello, tre film dei neri, anche un po' bianchi, bello. Però anche neri. C'è anche, guarda, se ne voglio vedere The Wire, c'è la storia del Wu-Tang Clan su Disney Plus, che è praticamente The Wire, l'acqua di rose, più o meno. Nel caso, cioè... ma un'acqua di rosa. Nel plasma. E non se non hai visto che hai visto che è piaciuto John Boyega, l'hai visto Attack the Block? Sì, fighissimo, bello, Attack the Block. Quello è veramente fantastico. È inglese, mi sembra, Attack the Block. Sì. È il primo molto film figo. Che ha fatto coso. Ah, non lo sapevo. Figo. Grande cosa. Grande cosa. Salutiamo, ci ascolta sempre. Teste rasate anni 80 italiano. Telefoni bianchi. Anche. I bianchi. Va bene. E Nero che c'ha Silent Hill. Allora, sì, io so, sia un gioco, ma in realtà mi verrebbe da parlare anche di un film. Vabbè, parliamo del gioco prima. Che film? The Pale Blue Eyes. Ah, oddio, l'ho visto. Bellissimo con Batman, come si chiama? Non mi ricordo mai. Christian Bale. Come ti ha rotto il cazzo? Madonna Nero, se mi ha rotto il cazzo quel è film. È bellissimo. Solo perché c'è Christian Bale, guarda. Poi No, ne parliamo dopo però. Intanto parlo Christian Bale, esatto. Allora, visto che ho avuto 2-3 sere in cui non riuscivo bene a dormire, mi sono preso la mia PS Vita e mi ci sono installato sopra questo gioco che ovviamente Fabio amerà, che io si chiama spero veramente Silent che andano le mani in questo Silent Hill Zero, altresì noto in Occidente, visto che sono fatto da degli occidentali, prima da un team americano di Climax e poi visto che Konami si è resa conto che volevano fare Silent Hill in stile comico, ispirandosi a cosa, come si chiama, ispirandosi a Scraps, l'hanno preso e l'hanno dato invece a Climax Inghilterra. Chi è che voleva farlo comico? Climax Stati Uniti.
Climax Stati Uniti volevano farlo comico, l'hanno portato avanti tipo per un anno di fila, volevano farlo proprio una specie di commedia orrore sullo stile di Scrubs. Purtroppo è vera questa cosa qua. Poi Konami ha visto i risultati, ha detto no ragazzi, diamolo in mano a quelli inglesi, che è sempre Climax Studios però, e a capo di Climax, non a capo, il designer di Climax Studios Inghilterra era il mitico Sam Barlow, che è il creatore di Air Story, bellissimo, bellissimo, bellissimo gioco, è immortale. E FMV, poi ha fatto anche Lies, Tell Me Lies, non mi ricordo come si chiama, Tell Me Lies. Non l'ho visto perché non mi piacevano i protagonisti. E poi ovviamente Immortality, che purtroppo non ho ancora potuto giocare io quello. E poi soprattutto Silent Hill Shattered Memories. E ha fatto anche Silent Hill Shattered Memories, ovviamente. L'unico Silent Hill decente. Bellissimo. Bellissimo. Molto, molto bello. No, è magico Shattered Memories, soprattutto... È magico perché ti reinterpreta la storia del primo in una maniera che, cioè, ti fa esplodere il cervello quel gioco. Comunque, l'hanno dato a Sam Barlow, e Sam Barlow tipo gli hanno detto: guarda, hai 6 mesi invece di un anno e mezzo per finire il gioco, e lui tipo in 2 settimane ha dovuto scrivere la storia di Silent Hill Origins, partendo da zero, avendo solo il protagonista, che è questo ragazzone americano, che questo camionista americano, anche abbastanza forte, che si veste proprio come i classici camionisti americani, cioè col cappellino, con la giacchettina, un po' truzzo, il tipico redneck americano che va sul camion, e c'è questo camionista americano che sta attraversando la provincia di Brahms, che è la provincia dove al cui centro ci sta Silent Hill. E cosa succede? Arriva la nebbia, lui sta ancora guidando, e da un momento all'altro si trova di fronte una bambina che gli attraversa la strada. Lui frena improvvisamente, frena, ha paura di averla presa, scende giù dal camion, parte una bellissima canzone che dura tipo 3 minuti, e lui deve correre in mezzo alla nebbia per trovare la bimba. In realtà quello che lui trova a un certo punto è una casa in fiamme, e sente un urlo, entra, corre dentro la casa, perché è chiaramente una persona che, come si dice, che voleva salvare quello che stava all'interno, e trova al centro della casa, su un pentacolo scritto in rosso, trova una bambina in fiamme, completamente cauterizzata. E lui cosa fa? La tira su per salvarla e la porta fuori. Ha tutte le fiamme attorno, però quando passa attraverso le fiamme, lui non sente calore. È come se la ragazzina avesse una specie di campo di energia attorno a sé. E praticamente riesce a uscire fuori, e la bambina la mette a terra e la salva, e lui si addormenta, sente la sirena, cade a terra, si addormenta e si risveglia all'interno di un ospedale. E da qua parte la storia di Silent Hill Origins. È interessante perché comunque lui è tutto il suo viaggio per riuscire a capire che fine ha fatto questa ragazzina, se è morta o se è viva. Ora, il gioco non ha la complessità e i temi psicologici. Quindi l'hai finito? L'ho finito in tre notti, tutto di fila. In 3 ore? In 2 ore? Sono cinque ore. No, sono 5 ore di gioco in tutto, quindi non è neanche troppo lungo, però è di un certo livello di difficoltà, ci sono dei momenti un po' stronzetti, e niente, praticamente non ha i temi psicologici degli originali, ma non ce l'ha, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, io me li sono giocati tutti e 4 i classici, quindi sapevo che non era un gioco... Era un po' un bastardo, ecco, chiamiamola così, rispetto alla genealogia originale dei titoli di Team Silent. Però mi è piaciuto comunque, perché
ha tante, tante piccole cose molto interessanti, tipo il gameplay, che non è il classico gameplay di Silent Hill, o meglio, sì, è il classico gameplay di Silent Hill. Tu vai all'interno delle strutture che sono degli enormi dungeon con delle varie fasi. Hai la fase nowhere, che sarebbe la parte demoniaca del livello, e invece una parte normale. E è interessante perché, a differenza dei precedenti, puoi le tue armi intanto si rompono. Dopo due o tre colpi con un'arma, l'arma si rompe, in pieno stile Zelda Breath of the Wild. Quindi anche nel 4 mi sa che si rompevano le armi. Forse sì, però in questo sai che succede? Succede che si rompono le armi, però tu a un certo punto, se non hai le armi, non sei spacciato. Visto che Travis è un uomo forte, letteralmente puoi dare i pugni ai demoni finché non muoiono. La cosa interessante è tipo che tu devi, per ammazzare un demone anche di basso livello, devi continuare a colpirlo tipo per 10-15 volte costantemente, e diventa un divertimento, diventa quasi un gioco di box con gli zombie, con dei mostri che in realtà non fanno parte della psiche di Travis, perché sono praticamente ci stanno dei mostri che sono presi dagli altri Silent Hill, ecco, tipo la famosa infermiera sexy di Silent Hill, che nel 2 era sexy, cioè è diventata sexy qui, ma non lo era, cioè, ma dai, che c'era qualcosa, è uno dei grandi problemi dell'interpretazione di Silent Hill occidentale, è questo. Esatto. Vabbè, ma infermiera sexy di Silent però Hill. alla fine come gioco dell'orrore a me non è dispiaciuto per niente, perché c'ha un solo, secondo me veramente un grande difetto, è il fatto che hanno tolto il tank control. È quella roba lì, è quel sistema di controllo che nei giochi con telecamere fisse tridimensionali o bidimensionali ti permette di scegliere, quindi no, non lo puoi scegliere, tu hai un solo sistema di controllo, cioè la levetta, quando tu la premi, se tu passi da un'altra inquadratura ti cambia cioè non ti va dritto, non ti va ancora dritto, ti va nella direzione opposta. Cioè, in sostanza vai a rovinare il gameplay, perché tu stai attraversando una stanza, ti cambia la prospettiva con un'altra telecamera e il tuo personaggio va da un'altra parte. Quindi praticamente devi un attimino fermarti e cambiare direzione. Quindi è un problema non da ridere. Poi hanno messo un personaggio che dovrebbe essere un sostituto di coso, come si chiama, di Pyramid Head, che si chiama... The Butcher, che si chiama il macellaio, che letteralmente è però uno degli incontri più anticlimatici della storia dei videogiochi, perché letteralmente lo incontri, lo ammazzi dopo 10 secondi in sostanza. Mamma e non è un boss che trovi tipo alla questo fine, è un no? altro difetto di Silent Hill dopo il 2. Cioè, tutti i Silent Hill dopo il 2 dovevano avere il loro Pyramid Head, se non... Sì, è un problema grande. È un problema grande. Pyramid Head purtroppo ha... Cioè, è stato un ottimo... tutti i Silent Hill occidentali. Quelli occidentali, invece, purtroppo... E poi cosa vi posso dire? A me non è dispiaciuto. No, se tu non parti dal presupposto, se tu non vuoi fare l'elitario che dici io adesso devo giocare per forza un gioco del Team Silent e voglio invece un gioco dell'orrore, magari un po' sempliciotto, ma che comunque ha una certa tensione, perché ricordiamoci che le musiche le ha fatte Akira Yamaoka e sono fantastiche dall'inizio alla fine, e il design audio vi farà letteralmente rabbrividire, perché è incredibile il design audio di questo gioco. Suoni, campane, c'è di tutto. Va assolutamente sentito con le cuffiette questo gioco, assolutamente. E se vi accontentate di un bel gioco dell'orrore senza essere per forza
il capolavoro del capolavoro del capolavoro del Team Silent, che diciamoci la verità, né, che non è che Silent Hill 4 fosse sto capolavoro alla fine. Confronto era a questo, un bel gioco, era... No, cioè... piano, era un bellissimo gioco con delle idee incredibili, come l'idea della stanza, perché quella roba lì è geniale, ma non tanto il fatto che tu hai l'UHB, ma che è in prima persona, ma il fatto che all'inizio tu pensi che quel posto sia completamente sicuro e poi ti rigira la frittata a metà del gioco, quella roba lì è la cosa più terrificante di Silent Hill 4, e il boss finale di Silent Hill 4 è boh, a me non è mai piaciuto. Vabbè, comunque ti presenta anche comunque dei personaggi, questo nuovo Silent Hill, Silent Hill Origins, ti presenta dei personaggi dell'originale di Silent Hill come Lisa e il dottor Kaufman, che in qualche modo te li relaziona. L'infermiera sexy. Sì, te li relaziona in una maniera un po' diversa rispetto ai precedenti. Nei precedenti, soprattutto nel primo, tu vedevi che Lisa era, per esempio, alla fine del primo, Lisa, diciamo che fa qualcosa al dottor Kaufman e tu dici, ma perché ha fatto quella cosa lì? E diciamo che qua ti fa vedere che loro hanno una relazione che anche magari... legata all'abuso di sostanze, robe del genere, che c'è una manipolazione in atto, ecco, tra i due. Ma infatti è proprio, insomma, questo secondo me non funziona, cioè dover spiegare Silent Hill funziona così bene. Non è che Fabio, non è che te lo dice con uno spiegone, ti fa vedere un'immagine di loro due, vabbè, questo faccio uno spoiler, ti fa vedere un'immagine di loro due che stanno a letto e in un angolo spiegone così che ti faceva vedere il cazzo che entrava dentro. Vabbè, dai, non è che ti dice ma perché non è un telefilm americano che si mettono a parlare per due ore, è un secondo letteralmente. Senti, ma quando te lo fa vedere c'è anche il dottore che fa ti è piaciuto, cara. Esatto. È piaciuto, basta, a me è piaciuto, bel gameplay, il gameplay è divertente, vogliamo abusare di un po' di sostanza. E poi tra parentesi, Travis fa cagare a correre. Quindi, quando siete all'interno della città di Silent Hill, è ancora più pericoloso che all'interno di Dungeon, perché i nemici sono velocissimi, sono stronzissimi, sono cattivissimi. Guarda, tornando a Spike Lee, per me è come se qualcuno mi dicesse Old Boy di Spike Lee è bello come Old Boy. No, Old Boy di Spike Lee è una merda, però. Però comunque anche Old Boy di Spike Lee, anche Old Boy di Spike Lee, per quanto è una merda... C'è un certo impegno, sì, capisci? C'è della cinematografia, anche se fa cagare. Cosa? È comunque bravo, come si chiama l'attore protagonista del nuovo Old Boy. Anche se ovviamente non è il film coreano, capisci? Chi è l'attore protagonista? Idris Elba? Chi è? No, è Josh Brolin. Quello, Josh Brolin. Oh. Non so chi è. Come no? Però anche lì hanno sbagliato completamente l'intreccio emotivo del film. Versione occidentale. E poi se volete Origins, cioè, poi no, guarda, io mi sono sempre, guarda, se sempre avete curiosito, ti dico, se avete, la verità, però se avete 3-4 ore che volete quel gameplay lì in quel gioco, ma non vi aspettate chissà che cosa, volete giocarlo in maniera un po' disimpegnata, no, perché comunque ci sono dei punti abbastanza tosti nel gioco. Io ve lo consiglio, non è un capolavoro, ma neanche quella merda che descrivono molti, sinceramente. Shattered Memories è mille volte meglio, ma Shattered Memories è un gioco che... cioè, ma, è di un altro, ma semplicemente livello. Silent Hill Origins è un gioco dimenticabile, dai. Sì, ma certo, è dimenticabile, però cioè, se hai un pochino di voglia di giocare un Silent Hill e li hai giocati tutti mille volte, si può giocare anche questo, capito? Per me parte proprio da un'idea di merda, cioè spiegare tutto l'inspiegabile del primo, che era tutto il fascino che ci aveva. Sì, la trama, la parte finale della trama che ti dice tutto non mi è piaciuto neanche a me, sinceramente. Però. Ma Nero, tu invece quello... c'era un Silent Hill che era tipo un dungeon crawler? Sì. Madonna, quello per PlayStation Vita? No, quello io non l'ho toccato neanche con un bastone da 400.000 chilometri, guarda. E poi quello era occidentale o era orientale? Sì, era occidentale. Book of Memories, se non mi sbaglio, si chiama. Sì, sì.
Che bella Konami, mortacci vostri. Grazie. E vabbè, dai, molto tanto. Gli dai i soldi a Konami per il remake del 2. Col cazzo, vabbè, proprio, sì, certo. Col cazzo proprio. Poi fatto da Blooper Team, cioè proprio. Mamma mia. Vabbè, per garanzia di qualità. Ma il Team Ninja Theory. A me sembra che non sta uscendo un cazzo. Questa però è una citazione mustacchiosa. Allora, è uscito un... Ve lo dico perché riguarda anche un po' un progetto mio. È uscito una leak del doppiatore di James e sembra che il gioco uscirà nei primi mesi del 2024. Vabbè, quindi uscirà primavera, non so. Vabbè, ma poi tutti quegli altri che devono uscire altri eventi di Silent Hill. Quelli non ne ho idea. Tra l'altro l'anno prossimo esce pure il gioco nuovo di Toyama, così almeno cose belle. Bello, quello lo devo giocare assolutamente. Erased, no, come si chiama? Slitterhead, madonna. Erased è quello di Lynch. Lynch, quel, che più o quel meno. Trailer, quel trailer mi ha veramente stregato, cazzo. Slitterhead. Sì. Con le musiche di Yamaoka, che tra un po' fa veramente le musiche pure della comunione mia. Ma è un grande Yamaoka. Ci sono dei momenti in cui mi lascia un po' perplesso, però è, cioè, fa delle robe incredibili. Io adesso sto giocando The Silver Case 25th World, esatto, c'ha le musiche di Yamaoka e Masafumi Takada insieme, è veramente da esplosione nucleare del cervello la roba che hanno fatto, guarda, come musica. Ecco, Bokeh Studio. Sì. Questo è quello di Slitterhead. Non mi ricordo se l'avevo già visto. Sto che tempo, dovrebbe essere, dovrebbe un po' ispirarsi ai film dell'orrore di Taiwan. Tipo... Cioè, non c'ha quell'idea troppo giapponese, cioè hanno cercato di dargli un'idea di fare qualcosa di diverso. Ecco un bel gioco che non giocherò. Ma non per altro, mica perché... Io lo so il tuo rapporto con Siren. Che sono un cagasso, madonna, guarda, ho problemi a vedere il trailer. Ma secondo me questo non sarà nemmeno così dell'orrore. Sì, no, non credo. Devi mecrai con i mostri. Sarà tipo Let It Die... Di cosa di cui ci suda sarà. Non lo so, ragazzi. Oggi mi sono visto un video della lore di Half-Life 2 sugli Stalker. Che non so se c'è presente, su quelli che Madonna. Si vedono alla fine di Half-Life 2. Sì. Che si vedono tipo di sfuggita da lontano dentro le capsule. E quello secondo me è molto inquietante, cioè sta cosa qua invece una signora che sta al balcone sta stendendo i panni pensate dice no ma non è inquietante questo, cioè secondo me c'ha qualcosa di diverso semplicemente, cioè a me mette più angoscia vedere questa cosa qua, questa struttura di palazzoni così. Infatti, perché c'è l'orrore della realtà, cosa? Della realtà industriale. Tipo. Toyama ha sempre detto che la sua idea di orrore è la quotidianità che viene sconvolta. Cioè, il fatto che noi pensiamo che il quotidiano sia normale, ma basta una qualsiasi avvenimento, insomma, che ce lo sconvolge. Quindi immagino che andrà molto in quella direzione. Siren stesso andava in quella direzione. Silent Hill stesso, il primo Silent Hill andava in quella direzione. Il primo era proprio il primo Silent Hill era l'uomo comune che non sa sparare, che si trova in una situazione incredibilmente straordinaria. Sì, che ho detto al culo, infatti, sparare tutti i crani, che era un problema. Vabbè, se non vi offendete, io ne approfitterei per salutarvi. Sì, ragazzi, io pure perché è mezzanotte. Sì, è quasi mezzanotte. Va bene. Sto cedendo. Io ci avrei tanto mi sa che Blue Eyes. Sì, è vero, aveva iniziato per Blue Eyes. Sì, no, è che Gamba si è messo. In due parole, ve lo dico? Ti ho detto. Dai, sì. Okay. Solo due parole. Allora, Pay Blue Eyes, produzione Netflix. Però se volete andare, che state crepando da solo. No, io aspetto. Però c'è una cosa che potrebbe piacere a Fabio, secondo me. Allora, salutiamo Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano. No, vi ascolto mentre... No, mo te ne devi andare. Mentre si addormenta, va bene. Non salutiamo Stefano, è veloce. Tra poco mi salutate. Okay. Per Blue Eyes è un film, credo, inglese, in cui c'è Christian Bale che interpreta un investigatore
un investigatore, non dico in pensione, ma comunque che si è scollegato dalla sua come si dice, dalla sua professione. Stiamo parlando di un'era che è tipo 1800 americano, cosa succede? C'è un omicidio all'interno di un'accademia militare. Questo omicidio è particolarmente scabroso, in quanto alla persona a cui viene uccisa viene rimosso chirurgicamente il cuore. E quindi questi dell'Accademia Militare, che è l'Accademia Militare credo più importante degli Stati Uniti, chiamano in tutta fretta questo investigatore, che probabilmente è andato praticamente in pensione, per risolvere il caso in maniera il più silenziosa possibile, senza fare nessun tipo di clamore. Allora, c'è una guardia, uno dell'Accademia Militare, che ha visto, non dico quello che è successo, ma sa più di quello che dovrebbe sapere. E questa persona si chiama Edgar Allan Poe. Ah. Ecco, io non ho capito se effettivamente Edgar Allan Poe ha fatto, cioè se è collegato con la realtà, o se è un personaggio inventato, non l'ho capito. È morto, adesso io non so come dirtelo. Se è lui oppure è ispirato a lui. Però è interpretato da un magistrale attore, che è lo stesso attore che faceva, nella saga di Harry Potter, faceva Dudley, come si chiama? Il bambino ciccione. Ah, okay. No, il bambino ciccione di Harry Potter. Sì, Harry Potter. Dudley. Dudley, esatto, e interpreta questo Edgar Allan Poe, che un po' dà degli, come si dice, degli indizi a Christian Bale, che non l'abbiamo mai visto così emaciato in anzianità, e anche un po' mezzo ubriaco, si vede che ha un trauma del passato che non si dice, insomma. E insomma si va avanti in questo film, che è molto lento, ma è glaciale, proprio come il clima del film, ma c'è un fuoco dentro questo film che vi porterà fino a un finale davvero incredibile. C'è una fotografia pazzesca, la regia bellissima, e gli attori sono tutti bravissimi. Il problema, secondo me, sono i primi 20-25 minuti, che potrebbero un po', perché è proprio, va piano il film, capito? E quei 25-30 minuti iniziali potrebbero un po' destabilizzarvi. Ma la cosa che potrebbe interessare a me sarebbe il cugino di Harry Potter? Eh sì, è certo, è bravissimo, okay. Devi vederlo, devi assolutamente vedere. Beh, ma tu sei un fan di Harry Potter, quindi... Beh, mediamente. È veramente, cioè, mette le scarpe... Io dico, no, anzi è magrissimo, è tipo dimagrito, ah, sì? Non lo so. Come Christian Bale? No, è più magro di Christian Bale. Che... Guardati il trailer, Pale Blue Eye. E, insomma, è un noir, in sostanza, un noir con, una storia tra il giallo e il noir, e il nero, effettivamente è proprio così. Molto, molto bello. Qua. Eccolo qua, Harry Melling. Ma veramente magistrale come attore, questo ragazzo che interpreta Coso, che interpreta Edgar Allan Poe, fa impazzire, è lui, cioè dici è lo scrittore, non dici che è lo scrittore che però sta facendo l'Accademia Militare, capito? È una cosa fuori di testa. Fuori di testa, va bene. Fuori di testa! E quindi consigliato? Assolutamente sì. Assolutamente sì, però vedo che il gamba non gli è piaciuto. The Pale Blue Eye. Io l'ho trovato senza verve, l'ho trovato molto tipo non va avanti. Hai visto tutto? Cioè, fa una fatica boia nell'avanzamento del tutto. Cioè, io ho detto, vabbè, dai, c'è Christian Bale, guardiamolo. E anche, cioè, non riesco neanche a metterci l'enfasi a parlare di un film del genere, nonostante ci sia Bale, Cristo santo. Ma l'hai visto tutto? L'hai visto in inglese? L'hai visto in italiano? Come l'hai visto? L'ho visto polacco. In italiano, l'ho visto in italiano, sarà per quello. No, l'ho visto in italiano, ma non mi ha onestamente preso. Beh, ci abbiamo i doppiatori migliori al mondo, Sì, quello è vero.
Sì, esatto. A me è piaciuto molto. Non... Speriamo che qualcun altro lo guardi, perché così almeno potrà o condividere il mio amore o la, come si dice, la mancanza di piacere che ha provato il Gamba, ecco. Una delle due cose. Esatto. Esattamente, sì. Va bene, ok, bene, allora io andrei in chiusura. Me ne vado davvero a letto. O stai... Salutiamo Stefano, ciao Stefano. Con chi? Con la gatta, ovviamente. Bravo. Okay. Chi vuoi che vada a letto? Con la Pussy. Esatto. La Pussy gatta. Buonanotte. Ciao Stefano. Buonanotte, grazie. Ciao. Anch'io devo staccare. Ma siamo a via, no? Sì, sì, no, neanche il tempo di salutare tutti. No. Se stai chiudendo... Tutti maleducati. Come Sabago e Ferri. Ci hanno traditi mentalmente, purtroppo. Sì, sì, no, volevo solo dire che in realtà mi sono ricordato che di Baki ho parlato... due puntate fa su NG Plus, se volete sentire i Baki, ne ho parlato là. Per il resto, puntata numero 552 di Free Playing, mi raccomando, fate i bravi. Io sono stato Bruno, come disse Don Rodrigo. Ah sì, sì, sempre lui grandissimo, seguo sempre. E io sono stato Bruno, come sono stato Stefano, ciao Stefano. Ciao Bruno, grazie per direttamente da Retrocast e Nerone. Ciao Nerone. Ciao ragazzi, direttamente da Salvataggio Rapido. Direttamente abbiamo fatto un episodio di 4 ore solo su Final Fantasy XVI, in cui abbiamo semplicemente dedicato il culo a Final Fantasy XVI. Benedicta un troione. Non c'era nessuna parte il Gamba che facesse da contraltare. Veramente leggevo tutti, quel, onestamente. Cioè, veramente, quelle stavate le fissate per tutti quanti del oddio quanto sono belli, innamorati. Tipo, io arrivo lì, no. Oh, Benedicta è un troione. Dico, no, cioè, esatto. Bello. Ciao Gamba, direttamente da Salvatore, no, da video, sotto Gamba videoludicamente. Sotto Gamba videoludicamente. Tutto palla. Iscrivetevi, condividete, mettete la campana e la pigiata sulla campanella. Ma scusa, Gamba, drogatevi. Scusa, ma... Perdonami, se io faccio il tuo coffee, ti do l'urino, poi tu ci fai vedere sul tuo OnlyFans, fai vedere il tatuaggio col cuore. Sì, ovvio, voi iscrivetevi al canale Telegram, donate al coffee ufficiale di Free Playing e grazie a quello vedrete il tatuaggio in anteprima. Sì, esatto. Su Instagram. Su Instagram lo vedete. C'ho il profilo chiuso, quindi effettivamente non nessuno me lo può vedere. Quindi... avrete accesso al mio... Ma c'è il profilo chiuso su Instagram? Perché ho avuto problemi di... Perché la nuova fidanzata è Sabaku. Esatto. Lui. Ma allora lei tipo me la... Perché io la riesco a vedere il profilo, quindi molto probabilmente siamo amici su Instagram. Quella nuova o quella vecchia? La nuova, la vecchia, il cazzo. Sì, quella è subentrata, sì, la zero personality. Il nuovo modello di... Il nuovo modello performante di Zero. Sì, ma io volevo sapere come mai ce l'hai tu il profilo. Ce l'ho chiuso perché ho avuto problemi con mio padre e quindi per motivi familiari ho dovuto chiudere perché ha fatto... Cazzo, ti potevi inventare una scusa invece... No, perché così ti senti in colpa. Non ho un rapporto con mio padre, quindi lo racconto tranquillamente, non ho nulla da nascondere, quindi qual è il problema? Nascondere, c'è il chiuso. Avevi una foto dove tenevi un cartello con scritto stronzo? No, in verità, vi racconto questa. Avevo una foto di una PlayStation Vita che avevo... con Silent Hill avevo moddato ed era un periodo in cui ero fermo perché tipo dovevo riniziare un altro lavoro. E praticamente tipo c'era un mio ex collega di un altro posto di lavoro che mi aveva detto invece di stare a giocare i giochini, classica frase, no? Da normi, giochini fa qualcosa. E dissi, ma io non c'ho più voglia di fare un cazzo. Mio padre, per togliermi... Mio padre, per togliermi il la patria potestà. Il mantenimento,
si è ha fatto lo screen della PlayStation Vita, un commento, io purtroppo non c'ero, poi mi sono immaginato il giudice che apre e vede il foglio con la PlayStation Vita col commento, dice sì, effettivamente questo è un ottimo materiale su cui basarsi. Guarda che la PlayStation Vita è allora, un segnale, sì. Ma poi evito di avere tutti quei bot di merda che gli arrivano a rompere il cazzo, quindi profilo chiuso, ciao, e tutto riguadagnato, tanto se... No, perché io pensavo che quelli che scrivono il profilo su Instagram è perché magari fanno i circoli privati dove si mettono le foto porno, come quello del coso. Esatto. Vabbè, mostro a pezzoli, quindi se volete potete... Quello lì, il papero, il quack. Sì, sì. Esatto, quindi... Sono con i capezzoli, quindi si vede tranquillamente la foto. Se vi eccitate, potete venire. Perché io non sono tanto pratico in Instagram, capito? Quindi per quello che dire. Io seguo per le tre cose fondamentali. Io Instagram, quindi lo uso per quelle tre cose fondamentali. Okay. Figa. No, figa, cibo e animali. Quindi è quello l'utilizzo poi. Non segui neanche i profili con le retro console traslucide. Non lo so, non sono profili di retro console. No, forse ce n'ho uno, non me lo ricordo come si chiama. Retro AI. Ti prego, basta. Va bene. E ciao Matteo. Ciao. Ecco. Direttamente da non solo videogiochi. No, era chiacchiere sofà. Videogiochi e sofà. No. No, era non solo videogiochi. Solo video oggi si chiama così. Ciao Fabio, direttamente da Mustacchi. Ciao, grazie per esserti ricordato. Di non perdetevi la puntata domani di Mustacchi, eccezionale. Sì, mi raccomando, non c'è domani. Non c'è perdete agosto. No, vabbè, riascoltatevi l'ultima puntata, dai. Non perdete Mustacchi. Ci vediamo la prossima settimana. Fatevi avanti. Ciao. Ciao. Facciamo un bel ride come ai bei tempi, quindi vediamo un po' chi c'è su Twitch. Ormai la serata è andata a puttana. Abbiamo parlato andarci un po' troppo di coso di San Marco. Ma siamo ancora online, comunque. Non è mai abbastanza. Fate fare il ride, e poi dite le cattiverie. Mm-hmm. No, io poi me ne vado perché è tardissimo. Sì, infatti, anche io me ne vado. Anzi, io me ne comunque vado. Facciamo un bel ride a Tony Pizzide. Oh, ecco. Così grande Tony Pizzide. Salutate il nostro amico Tony Pizzide che sta vedendo i cavi. Ciao! 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 Ciao Tony! Ciao Tony! Bene, io stacco, ragazzi. Ciao! Allora, ciao. Ragazzi, io pure me do. È stato molto bello. Fai gli incubi di io che gioco. Mamma mia, ma te non ti vergogni veramente? No, io mi sono...